Buongiorno a tutti, ben arrivati ai colleghi che sono qui, tanti in sala e ai tanti invece che ci seguono. Oggi siamo qui a Genova per parlare di un classico, diciamo, della sanità pubblica, quale l'Italia si distingue. Un tema importante in cui oggi cercheremo di fare il punto sulla situazione della regione Liguria, parleremo sicuramente di vaccini, di tipologie di vaccini, di strategie vaccinali anche che tengono conto dell'epidemiologia e dei trend epidemiologici, forse anche che stanno cambiando, e cercheremo anche di parlare sicuramente di strategie vaccinali come momenti organizzativi per riuscire in fin dei conti a fare quello che ci viene richiesto, cioè tutte quelle azioni, il come fare per riuscire a raggiungere quello che è l'obiettivo, che è un tasso vaccinale che il nostro paese pone al 95% e che non tutte le regioni ancora riescono a ottenere. Parleremo anche dell'opportunità, se presente, perché la situazione è molto diversa fra le regioni italiane, di arruolamento di nuove classi vaccinali, e parleremo quindi anche di tanti altri aspetti organizzativi favoriti in questo, devo dire la verità, nel grandissimo danno della pandemia, però anche dei vantaggi che questo ha portato sull'operatività, sulla capacità di reattività del sistema. Faccio riferimento ovviamente alla campagna vaccinale che ci ha fatto fare cose che molto probabilmente pensavamo impossibili da realizzare in condizioni normali. Ci siamo scoperti iper efficienti, iper reattivi, anche se questo ha strizzato un po' il sistema, come si suol dire, però insomma è una qualcosa da ricordare. Futuro operativo e gestionale. Quindi abbiamo tantissimi professionisti molto esperti, capaci, leader del settore nella vostra regione, e è previsto un intervento del collega del presidente dell'Ordine dei Medici e poi del presidente e del direttore generale di ALISA. Ma prima di far questo, pensavamo di dare la parola forse al simbolo per cui si lavora in sanità, ovvero sia in questo caso all'Associazione Liberi dalla Meningite, e inviterei proprio per questo, senza porre indugi, darei la parola a Mirella Dascoli del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Buongiorno dottoressa, a lei la parola. Buongiorno a tutti e innanzitutto grazie per l'invito. Porgo innanzitutto i saluti del presidente del Comitato Liberi della Meningite, l'avvocato Amelia Vintiello, che per problemi lavorativi oggi non è qui. Io appunto, come ha detto, sono Mirella, sono una mamma e sono membro del Consiglio Direttivo del Comitato Nazionale contro la Meningite, il primo gruppo in Italia impegnato a rappresentare i bisogni e i diritti delle persone nella prevenzione e cura della meningite. Ho scelto di aderire al Comitato sulla spinta di un'esperienza dolorosissima e personalissima, quella della perdita di mio figlio, proprio per una malattia, proprio per la meningite. Questa è un'esperienza che io e mio marito condividiamo con gli altri soci fondatori del Comitato, ahimè tutte persone toccate direttamente da questa malattia,
tutte che hanno portato alla morte dei loro bambini. La mia storia inizia in un giorno speciale per una mamma, perché tutto ha inizio l'8 maggio del 2011, l'8 maggio giorno dedicato alla festa della mamma. Mio figlio aveva solo 16 mesi e era una mattinata bellissima, è stata una mattinata che abbiamo trascorso giocando e facendo tutte le attività che un bambino possa fare a quell'età. Purtroppo nel pomeriggio ha iniziato a stare male, innanzitutto con un vomito, dopodiché chiamo una febbriciattola, perché era una febbre che non ha superato mai i 37 gradi e mezzo. Ma purtroppo il decorso è stato fatale, da lì a poco è stato trasferito presso il nosocomio più vicino, io sono di Salerno, quindi di Salerno, e ahimè, lì abbiamo trascorso delle ore importanti dove ahimè i sanitari non hanno capito l'importanza della malattia, o meglio non hanno capito di che malattia si potesse trattare, e quindi hanno dapprima pensato che era solo una mamma molto preoccupata per il suo bambino, la sua prima esperienza come mamma, e quindi preoccupata. Invece io continuavo a dire che le cose non andavano così, lì sono passate delle ore importanti, voi tutti i medici potete dirmi che sono sicuramente le ore più importanti, le prime, dai primi sintomi, e purtroppo questo alla fine l'ha portato ad essere trasportato al Santo Bono di Napoli, l'ospedale per eccellenza pediatrico qui nel sud Italia, e lì hanno scoperto quasi nell'immediatezza che si trattasse di meningite. E lì il decorso è stato, purtroppo sono stati 12 giorni legato a tanti tubi, questa è l'ultima, scusate l'emozione, è l'ultima, voglio dire, immagine che ho di mio figlio legato a tanti tubi, 12 giorni dove potevo vederlo solo per un'ora al giorno, e ahimè non l'ho riportato più a casa in vita. Mio figlio è stato colpito da una meningite meningococcica ed era vaccinato. Ma ahimè, sappiamo che purtroppo non è possibile oggi vaccinarsi per tutti i sierogruppi, e quindi questo è la nostra storia. La malattia precisamente è stata diagnosticata il 12 di maggio, e il 12 di maggio è stato anche istituito presso il Senato della Repubblica Italiana il Comitato Nazionale per la Lotta alle Meningite, ed ecco perché io e mio marito facciamo parte di questo gruppo. Il Comitato Nazionale contro la Meningite è un obiettivo grande e chiaro, quello di assicurare alle generazioni a venire un futuro libero dalla meningite. Come comitato siamo molto attenti alla informazione, perché abbiamo visto in prima persona come a volte le informazioni sul rischio meningite e sulla possibilità di prevenzione siano incomplete e poco chiare, soprattutto non sempre sono fruibili dalle persone comuni con un linguaggio semplice, diretto e non terrorizzante. Da ricerche che abbiamo fatto abbiamo potuto vedere che i genitori vogliono sentirsi dire che i vaccini non iniettano il virus, ma aiutano il sistema immunitario del bambino a proteggersi da malattie gravi e a volte letali. I genitori quindi, come ho detto, non sono adeguatamente informati non solo sui vaccini, ma anche su come prevenire tanti altri tipi di malattie. C'è proprio un vuoto di informazione, e spesso si ricorre al web, ove non vi è la certezza che le informazioni siano corrette.
quindi come comitato costituito appunto da genitori che hanno perso i propri bambini a seguito della meningite, sappiamo quanto siano fondamentali invece i vaccini in quanto strumenti validi, efficaci per debellare malattie pericolose e potenzialmente letali come appunto di questa subdola malattia, perché purtroppo la sintomatologia può essere scambiata facilmente, almeno nei primi momenti, come una banale influenza, ma purtroppo il decorso, come sappiamo, è rapido. E cosa possiamo dire? Che la vaccinazione protegge non solo il singolo, ma anche la comunità, ci piace dire questo, poiché ostacola la diffusione dell'agente patogeno. Sappiamo anche che ci sono anche molti bambini che non possono avvicinarsi alla vaccinazione e quindi è importante che tutti gli altri che possono che possono vaccinarsi possono salvare tante altre vite. Voglio brevemente dire anche quali sono gli altri nostri obiettivi. Semplicemente sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi legati alla meningite, informare sulla vaccinazione, sulla diagnosi precoce. Poi promuovere delle attività educative su tutti i tipi di meningite, sottolineando l'importanza e il valore della vaccinazione. Ancora rafforzare le relazioni con la comunità scientifica purché supporti le politiche di prevenzione contro la malattia, sensibilizzare ancora i decision maker locali e nazionali perché sviluppino politiche sanitarie adeguali per combattere tale infezione e incrementare l'attenzione dei media sulla meningite. Io ringrazio tutti per aver voluto questa testimonianza e voglio chiudere il mio breve intervento con le parole di una bimba che ha visto morire il suo fratellino, e quindi parlo di Elga Franza, il ricordo del fratellino Federico. Chiuse gli occhi, si addormentò e volò via come una farfalla. Vi ringrazio a tutti e vi auguro un buon prosieguo di lavori. Grazie, grazie. Grazie a Mirella D'Ascoli, vi ringrazio anche per tutto l'impegno che mettete come comitato a supporto dei professionisti, delle istituzioni nel raggiungere questi obiettivi che sono i nostri obiettivi, e le posso assicurare anche che molti di quelli che sono qui e anche a casa si ricorderanno sicuramente l'8 di maggio anche per questa situazione, perché ci ha trasmesso un'emozione, ha fatto i brividi a tutti quando si parla di queste cose, che è poi il vero motivo per cui si sceglie anche la professione del medico e quindi e degli operatori sanitari tutti. Quindi grazie delle vostre parole e poi può intervenire, se rimane con noi, anche nella successiva tavola rotonda. Allora, ora riprendiamo quindi il percorso con il saluto delle autorità. È presente rimanendo in connessione su Zoom, abbiamo il consigliere regionale, membro della Commissione Salute della Regione Liguria, dottor Roberto Arboscello, a cui gli passo la parola per il suo intervento. Grazie. Grazie mille e buongiorno a tutti. Mi scuso per la location, sono in movimento, non riesco a essere fisicamente lì con voi, ma tenevo molto a essere presente oggi, quindi grazie. Grazie per due motivi, uno per l'invito e due un ringraziamento particolare a tutti coloro che in qualche modo sono attori delle varie campagne vaccinali. Io credo che questo è un tema a cui sono molto sensibile per un duplice motivo. Uno, la mia professione tecnico-scientifica, faccio il farmacista,
e questo mi consente anche un approccio particolare al tema della vaccinazione dal punto di vista politico. Ho vissuto nel tempo, prima da sindaco e ora da consigliere regionale, varie fasi di criticità sul tema vaccini. Ricordo quando ero sindaco di un piccolo comune, Bergeggi, in provincia di Savona, abbiamo attraversato il momento in cui c'era la formazione di quei comitati di genitori Novax che, diciamo, si opponevano all'obbligo vaccinale per accedere alla scuola dell'obbligo dei propri figli. È stato un momento, dico la verità, molto difficile, che poi ho ritrovato a distanza di tempo con la pandemia Covid-19 da consigliere regionale e da professionista con, diciamo, i Novax del Covid. Dico che è stato un periodo particolare, sono stati periodi particolari perché in quella fase ho riscontrato da una parte delle posizioni ideologiche da parte di qualcuno, e quelle oggettivamente sono presenti su questo tema, ma su tanti altri temi, ed è quasi fisiologico che una certa fetta di popolazione, per fortuna molto minoritaria, abbia quel tipo di atteggiamento. Dall'altra ho riscontrato, parlando con queste persone, una disinformazione totale che è nostro compito, e con nostro parlo sia della parte tecnico-scientifica ma soprattutto e anche della parte politica, è un gap che dobbiamo assolutamente superare, perché queste persone obiettivamente vanno in qualche modo comprese. Va aumentata la soglia di informazione sia a livello quantitativo ma soprattutto a livello qualitativo, e va aumentata l'attenzione, l'accessibilità ai vari tipi di vaccini. Dico questo perché, oltre ovviamente alle campagne vaccinali di sensibilizzazione e di informazione, vanno associate diverse azioni da parte della politica, in questo caso regionale, volte a una maggiore accessibilità al vaccino. Faccio l'esempio classico: la pandemia ha messo in evidenza come sia necessario sicuramente uno sforzo in più a livello di risorse da investire nell'igiene pubblica. Gli uffici di igiene pubblica sono stati sottoposti a una pressione esagerata, speriamo di non dover più affrontare periodi di criticità come quelli dovuti al Covid-19, ma sicuramente ha messo in evidenza una lacuna del nostro sistema sanitario nazionale e regionale. D'altro canto ci sono regioni molto avanti, e su questo ad esempio la regione Liguria ha lavorato, direi, bene negli anni. Stiamo parlando ad esempio della vaccinazione contro il meningococco. La regione Liguria nel 2019 aveva stanziato oltre 3 miliardi e mezzo proprio per ampliare la platea delle vaccinazioni gratuite antimeningococciche anche alla popolazione tra gli 11 e 18 anni. Quindi, diciamo, la mia testimonianza vuole essere quello di un tecnico imprestato, dico io sempre, alla politica, che prova a mettere tutta la sua professionalità e tutta la sua passione su temi sanitari e soprattutto su un tema importantissimo come quello della vaccinazione, che non può essere sottovalutato, e la pandemia ha messo in evidenza questo. Io rimango a disposizione, mi scuso se toglierò il video, sono in viaggio, ma seguirò molto attentamente tutta la discussione e tutta l'iniziativa. Grazie ancora. Grazie dottore Boscello per l'intervento, la sottolineatura su questo aspetto è mai preso in considerazione per la sua importanza, per la comunicazione, del livello di disinformazione. Esiste anche le difficoltà di linguaggi nuovi nella comunicazione, soprattutto per la platea diversa che ha tipicamente la vaccinazione, infanzia sui genitori, adolescenza molto più difficile da realizzarsi per tanti motivi che sicuramente dopo avremo modo di esplorare. Passerei a questo punto la parola al padrone di casa, il professore Alessandro Bonsignore, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Genova. Grazie, è un piacere darvi il benvenuto qui nella nostra sede. Sono momenti questi di confronto, di formazione, di informazione assolutamente importanti e necessari, e quindi ringrazio appunto chi ha dedicato del tempo per organizzare questa giornata.
È chiaro che il tema della vaccinazione è uno degli elementi più caldi che durante la pandemia è tornato decisamente, diciamo così, agli onori della cronaca, e devo dire, riallacciandomi a quello che diceva anche il consigliere Arboscello, non sempre nel migliore dei modi. Anzi, devo dire che su questo spero che la pandemia qualcosa abbia insegnato alla, non tanto diciamo ai mass media, ma soprattutto alla comunità scientifica, che è necessario che all'esterno escano delle voci univoche, chiare, e quindi è chiaro che non è questo l'ambito del meningococco, dove fortunatamente le conoscenze scientifiche sono datate e hanno tutto un background, per cui non ci sono diciamo divergenze di opinioni, ma come è stato durante il Covid, dove invece stavamo scoprendo passo passo quello che stava accadendo, bisognava avere l'onestà intellettuale di dire a volte non lo sappiamo, non lo sapremo, e non dare messaggi invece assolutisti. Quindi sulla comunicazione anche gli ordini possono e devono fare tanto per cercare di evitare che in futuro succedano nuovamente meccanismi che, se da un lato dovevano essere positivi di informazione alla cittadinanza, sono diventati deleteri, e forse sono stato uno dei problemi principali nella gestione della pandemia, oltre a quelli pratici, organizzativi, che noi tutti che abbiamo vissuta direttamente da un punto di vista anche organizzativo siamo stati abbastanza travolti. E quindi è vero, quando si parla di vaccinazioni o comunque sia di tematiche sanitarie, che spesso c'è scarsa informazione, ma sappiamo anche che dobbiamo essere noi a colmare, noi professionisti a colmare la disinformazione, perché altrimenti la disinformazione viene colmata da altri strumenti, internet e quant'altro, e quindi rischiamo che possano essere veicolati all'esterno dei messaggi sbagliati. Quindi bisogna fare invece una campagna di sensibilizzazione, e questa sul meningococco è fondamentale, perché effettivamente rispetto ad altre malattie forse non è ancora così tanto conosciuta dalla popolazione, quantomeno se ne ha una scarsa percezione di quelle che sono la portata in termini così di rischio anche per la vita stessa delle persone. Io stesso, nella mia veste, diciamo, non istituzionale ordinistica ma professionale di medico legale, una delle prime ricerche che feci fu proprio su un caso di due gemellini morti per infezione meningococcica, perché l'autopsia trovammo la cosiddetta sindrome di Waterhouse-Friderichsen, e quindi ci orientammo subito su quel tipo di diagnosi. Ma effettivamente sono delle patologie che, avendo la possibilità di poter prevenire con vaccini estremamente efficaci, che vanno a coprire anche più ceppi, e questa è un'altra caratteristica di questo vaccino importante, quindi la possibilità di coprire un ampio spettro, quello che diciamo nella stragrande maggioranza dei casi è quello che è maggiormente contagioso e che porta a questi tragici eventi, è importante poter fare informazione e prevenire. Quindi io non posso far altro che auspicare che l'ordine possa essere sempre più spesso un veicolo all'esterno di momenti di condivisione come questo. Tra l'altro, diciamo, abbiamo proprio per questo motivo negli ultimi anni deciso, in tutti gli eventi che celebriamo qui presso l'ordine, di metterli poi a disposizione, ovviamente con il placet degli organizzatori, anche della cittadinanza e non solo degli iscritti, visto che l'ordine rappresenta un punto di ritrovo comune sia di cittadini che di professionisti, e quindi cerchiamo di far sì che lo sforzo organizzativo venga poi amplificato dalla possibilità di veicolare il messaggio all'esterno anche nelle settimane e nei mesi successivi. Quindi ringrazio per l'organizzazione, e come ordine siamo a disposizione per qualsiasi anche iniziativa futura. Grazie. Grazie Presidente per l'impegno che mette, per l'impegno quindi dell'Ordine dei Medici, che se fosse un po' emulato da tanti ordini sarebbe cosa buona e giusta, come si suol dire. La parola è invece ora al un doppio aspetto, perché sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista gestionale, il professor Filippo Ansaldi è ordinario del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Genova, ma anche direttore generale di ALISA. Prego, professore. Grazie. Mi fa particolarmente piacere essere presente questa mattina, perché stiamo vivendo un momento veramente molto importante dal punto di vista della prevenzione, perché questi sono i mesi in cui dobbiamo
progettare la messa a terra di quella che è una vera e propria riforma sanitaria. Il DM 71, che invece si chiamerà DM 77 perché, come dire, è stato recentemente pubblicato con un numero diverso rispetto a quanto, a quello che doveva essere il suo, o per meglio dire quello che per gli esperti l'hanno chiamato e definito in questo modo per molti e molti mesi. E devo dire, da uomo di sanità pubblica, non solo siamo impegnati e, come dire, giustamente preoccupati di mettere in campo dare una risposta regionale a una riforma del territorio, come tutti dicono e tutti citano, che avrà ovviamente effetti su tutto il sistema sanitario regionale. Non possiamo pensare di avere un sistema ospedaliero identico avendo un territorio che cambia nei ruoli, nelle definizioni, nei rapporti anche con l'ospedale. Anche il nuovo piano sociosanitario sottolinea grandemente questi aspetti. Sono però preoccupato perché il PNRR, la Mission 6, sottolinea che nel corso del 22 dovrà uscire un DM che dovrà occuparsi selettivamente di prevenzione, definire quale sarà il nuovo aspetto della prevenzione, che non potrà essere più la stessa, perché se il centro di programmazione operativa e di erogazione e di acquisto di prestazioni diventa il distretto, e il distretto, come dire, sarà anche il centro della prevenzione, avremo una prevenzione distretto base, avremo una prevenzione basata sull'azienda, che rapporti avremo anche in termini di programmazione da un lato, erogativi, quale sarà la sede di erogazione di molte funzioni di prevenzione, non ultima, anzi forse in primis quella delle vaccinazioni, perché, come dire, sul decreto 77, come dire, non si parla di centralità della somministrazione del vaccino all'interno delle case della salute, ad esempio. Si parla di possibilità, si è parlato di raccomandazione, cioè dobbiamo sicuramente sviluppare, anzitutto a recepire quanto le linee guida, quando le linee guida del decreto ci diranno, ma dovremo poi declinarle come al solito a livello regionale nel modo più efficace possibile. Dal punto di vista strettamente legato al meningococco, devo dire che sono, se posso esprimere un'opinione, molto soddisfatto del lavoro, della governance e dell'organizzazione che in ambito vaccinale è stata messa a terra dal punto di vista delle raccomandazioni. La nuova commissione vaccini, di cui vedo molti membri all'interno di questa sala, non sta a me ovviamente giudicare il loro lavoro, ma li vedo lavorare in modo alacre, e devo dire che mi piace molto il modello, soprattutto perché il modello di governance della nostra regione con IDR parte da un presupposto che vedeva nella commissione vaccini una strutturazione ante litteram. Che cosa voglio dire? Dove i tecnici, scusate se mi considero un tecnico, quindi, come dire, non prendetela a male, i tecnici sono portati dalla parte di coloro che devono prendere le decisioni, cioè la contrapposizione io gestore anche della VIP pecunia e delle risorse, se vogliamo essere leggermente più corti, e tecnico, cioè deve costruirsi un unicum per una camera di compensazione, una camera di discussione, una camera di confronto. Nell'ambito, secondo me, della prevenzione, delle vaccinazioni, questo sta funzionando come modello. Come modello, perché se entro nello specifico sugli aspetti del meningococco, ho, come dire, alcuni risultati sono stati portati a casa. Siamo stati, lo dico, anche abbastanza sfortunati, perché la famosa delibera che citava il consigliere Arboscello ha visto la luce, mi sembra, il 15, il 20 gennaio del 2020, a metà gennaio del 2020. Direi che il 25 gennaio sono stato convocato dal ministro, e da allora la vita per i successivi è stata leggermente influenzata da quello che voi conoscete bene e da altre cose. E devo dire che un'altra misura di outcome che non stiamo portando a casa, e quindi prima dire mi dispiace, è la raccomandazione nell'inizio dell'inverno scorso che ha portato alla
raccomandazione da parte dell'organo tecnico, quindi da parte di Alisa per l'anno in corso, da un lato dell'utilizzo del tetravalente sia nel primo ciclo, sia per quanto riguarda l'offerta attiva e gratuita nel 14-15 anni del B. Questo rientra in un altro problema, stiamo aspettando il piano nazionale prevenzione vaccinale e quindi, come dire, potrebbe essere fisiologico lo stand by. La nostra tensione da parte di Alisa era provare ad anticipare. Mi ricollega a quello che ho detto sin dall'inizio: il PNRR, che è vissuto come grande strumento, ma anche come grande finanziamento. Attenzione, io lo dico tutte le volte. Se uno legge il PNRR, è lo strumento per raggiungere maggiore efficacia e maggiore efficienza, non per finanziare un sistema sanitario sottofinanziato. E che cosa vuol dire? Vuol dire che 1,5 milioni di euro, sto andando a memoria, che prevedeva la nostra nota la comunicazione con Regione per queste due iniziative che, ripeto, abbiamo appoggiato in pieno, deve trovare una copertura finanziaria. Non è un LEA, quindi deve essere una copertura finanziaria extra fondo sanitario, indistinto, e nel nuovo sistema di budget ci siamo trovati a una difficoltà a recuperare queste risorse. Che cosa mi aspetto? Mi aspetto che esca rapidamente un piano nazionale prevenzione vaccinale, che quindi in automatico definisca anche questi aspetti come LEA, e mi aspetto, se questo non accadrà a breve, una maggior sensibilità per trovare anche le risorse per un impianto di ridefinizione, miglioramento, implementazione dell'offerta delle vaccinazioni anti-meningococcico. Questo è l'attuale punto in questo ambito a livello regionale. Grazie. Grazie, direttore, per l'intervento. Credo che abbia precisato proprio ogni aspetto, ha fatto proprio lo scenario attuale rispetto anche a problemi importanti in cui non solo la regione Liguria si sta confrontando, ma tutte le regioni si fanno, come dice lei, per andare corto, i conti in tasca per riuscire a capire le risorse. C'è anche qui, a proposito di disinformazione, anche questi soldi PNR che arrivano, non tutti hanno capito che servono soprattutto per la parte, anzi esclusivamente per la parte strutturale, non c'è niente di... Non è spesa corrente. Non è spesa corrente, non è niente. Quindi. Ne vengo l'altro giorno da una discussione del riparto, ovviamente con i tecnici, e le notizie, non so se per la Toscana è abbastanza iso, cioè non cambia molto. Regione Liguria, che ha una popolazione, che è l'archetipo della regione italiana tra 15 anni, quindi con indici di invecchiamento molto avanzata, risulterebbe piuttosto penalizzata. Questo è un grande problema, perché ci sono meccanismi di aggiustamento chiaramente sul fondo indistinto, e chiaramente le risorse poi in generale per la sanità vengono penalizzate. Quindi, capisco perfettamente Francesco Quaglia, che è il direttore del dipartimento della regione, e anche la dottoressa Morci, che è il responsabile, il direttore del bilancio, perché oggettivamente, l'obiettivo è, quando parlo di efficacia e efficienza, attenzione, dobbiamo raggiungere obiettivi più alti, cambiare il setting, ma dovremo spendere meno, perché sostanzialmente, a fronte dell'aumento delle tecnologie, aumento di certi tipi di costi, dico uno banalissimo, è quello dell'energia, che però pesa molto, che pesa moltissimi sul sistema sanitario regionale, chiaramente le risorse nette sono oggettivamente in trend negativo. Sì, un bel problema. Devo dire che, avendo partecipato a tanti tavoli, eccetera, in questi anni, io non mi ricordo un anno in cui non si parlava di problemi di bilancio negli ultimi 20 anni, però devo dire che questo aspetto qui ha sempre
stimolato anche un po', perché nella riorganizzazione, questa è una riorganizzazione forte, quella che ci aspetta, è vero che ci danno tanti soldi per ricercare efficienza, efficacia, però una parte di questi nella riorganizzazione dovrebbero restituire delle risorse, interventi strutturali, risparmi strutturali, si dice sempre, no? Ecco, forse questa volta, come negli ultimi 20 anni, dovremmo darsi un po' a fare per riuscire a recuperare un po' di risorse, anche se la partita è tosta, perché se io faccio una legge, scusate, non voglio tediare, ma se io faccio una legge e dico che lo standard è N infermieri di comunità e N offerte e N case di comunità con N attività presenti, DM77, cioè il finanziamento è quello, cioè Regione Liguria dal punto di vista dell'offerta ospedaliera è assolutamente nei numeri, cioè nel senso siamo assolutamente collineari, come dire, che il centro venga dietro, cioè come dire, non indichi la luna guardandosi il dito, ecco. Grazie al direttore presidente dell'Ordine dei Medici. Allora direi che si può andare. Grazie, grazie davvero. Grazie. E inviterei qui il professor Andrea Orsi e la professoressa Donatella Panatto, che avranno due relazioni, dopodiché inizierà la tavola rotonda. Allora, prima dell'intervento del professor Orsi, mi permetto di presentare solo due diapositive di scenario, diciamo, di base. Sì, subito, potete solo parlare nel microfono durante la presentazione, sì, perché a volte perdo un po' l'amplificazione, mi diceva in fondo alla sala. Grazie. Grazie. Allora, sono poche diapositive che tutti voi conoscono sicuramente meglio e oltre. Allora, prego Emanuele, vai pure avanti. Oh, allora, il problema di cui stiamo parlando, meningite, è inutile dire tante cose, la malattia importante soprattutto nell'infanzia, soprattutto legato alla fragilità dell'ospite, che in alcuni casi può determinare una malattia invasiva. Abbiamo sentito che cosa può succedere, lo sappiamo benissimo, anche delle importanti sequele che durano tutta una vita. E si è detto colpisce soprattutto la fascia dei primi 5 anni, ma anche l'adolescenza, anche l'adulto, e poi anche una persona, un cluster di popolazione con delle patologie concomitanti che possono favorire questa fragilità e quindi una maggiore suscettibilità. Prego. La necessità, si ricordava prima, di una strategia vaccinale rispetto ad una molteplicità di sierogruppi. In Italia sappiamo benissimo che le prevalenze sono i B e C, però sta cambiando qualche cosa, soprattutto con il W2 e l'Y, e le sequele sono importanti, sono sistemiche, sono soprattutto danni neurologici, stati mentali, epilessia, amputazioni e così via. Tasso di mortalità, questa è una cosa che colpisce ora. Nonostante tutte le armi antibiotiche che abbiamo, però 10-12 pazienti ogni 10 casi di meningite, oltre 40 in caso di sepsi. Avanti. La strategia vaccinale. Dobbiamo dire che l'incidenza in Italia è abbastanza bassa. C'è da discutere sul fatto che sia bassa perché c'è una campagna vaccinale già da molto tempo, molto importante, per cui c'è sempre il rischio di abituarsi e di dire ma non è un problema in Italia, non è un problema perché si fa la prevenzione. La prevenzione è sempre negletta, ci se ne accorge solamente quando succede qualche cosa e si fa mea culpa rispetto a quello che è successo.
quindi necessità di una strategia vaccinale che a questo punto, dato anche la vita del tasso anticorpale che scende negli anni, propone due nuove corti vaccinali, quelle dei 6-9 anni e quella dei ventenni, oltre a quelle dell'adolescenza e dei primi anni, che però necessità di strategia vaccinale abbiamo visto si confronta anche però in alcuni casi incrociando anche la disponibilità di vaccini con un problema di risorse. E infatti il vaccino tetravalente da subito, che sembra essere alla luce delle nostre conoscenze, anche il calendario della vita, il calendario ideale sulla base delle sono le conoscenze delle società professionali, delle società scientifiche, delle comunità professionali, eccetera, oramai dicono anche questo in prima, subito dopo il primo anno di età, quindi diciamo tutte le corti trattate con lo spettro più largo possibile, e credo che abbiamo capito che può effettivamente accadere, quindi è qualcosa di importante, è una scelta in cui bisogna prendere delle decisioni, e se si prendono insieme forse è la cosa migliore. Avanti. Quali idee organizzative? Capire che proprio stiamo parlando, sono i piccoli effetti collaterali di una cosa importante, qual è la regione, chiede un ulteriore pensiero anche gestionale, perché non è possibile immaginare di avere questi quadri differenziati con regioni che stanno al 90% e altre regioni che invece hanno valori inferiori al 50%. Proprio per questo, come organizzazione Motore Sanità si propone attraverso questi incontri di sensibilizzare sul problema, di raccogliere anche quelle che sono le informazioni più recenti, che semmai girano poco, se non all'interno degli addetti ai lavori. Faccio riferimento al bellissimo lavoro che è stato pubblicato dalla rivista della Società di Igiene e Sanità Pubblica sul documento di HTA, vero e proprio, devo dire, uno strumento che tutti invocano quando non c'è, e quando c'è bisognerebbe utilizzarlo. Perché proprio si offre come uno strumento incredibile per quelli che vengono chiamati decision maker, cioè come ricordava prima credo il direttore generale, da una parte ci sono i tecnici hanno un compito e i politici devono assumere quelli che sono le responsabilità da scelta senza creare confusioni e equivoci. Avanti. Ecco, per cui oggi, come si diceva prima, si potrebbe e si dovrebbe provare a approfondire su questi presidi che verranno ora esaminati in modo preciso e perfetto dai colleghi che sono qui con me, ma che poi saranno oggetto della tavola rotonda dove si lavora proprio sul fronte, quindi dalla vita reale, questi aspetti, l'esperienza sul campo, che sono i più importanti, perché sono quelle che una sorta di feedback che tornano verso i decisori dicendo queste sono le cose importanti, e ci sono anche di forza, le criticità, esatto, di applicazione, di messa a terra, come ricordava prima qualcuno. Quindi si parlerà e ci saranno questi argomenti, impatto delle infezioni prevenibili attraverso la vaccinazione antimeningococcica, perché vaccinare e perché raggiungere quei tassi che sono lo standard da raggiungere, situazioni regionali e quindi buone pratiche sperimentate, quindi da emulare per una campagna vaccinale efficace, ci sono tanti veramente argomenti su questo, piano nazionale e infezione meningococco, cosa si può implementare, quali nuovi corti, quali nuovi target alla luce della situazione, i dati sono al 2020,
Le popolazioni a rischio elevato, come raggiungere, con quali obiettivi? Se ne sente parlare meno di questi. Quale vaccino, quale protezione e quale valore e come comunicarlo? Ecco, questi i temi che verranno affrontati nella tavola rotonda e preceduti dalle relazioni più tecniche e più approfondite da parte del professor Orsi e professoressa Panatta. Professore Andrea Orsi, professore di igiene generale e applicata dell'Università di Genova. Prego, grazie. Grazie mille dell'invito, grazie agli organizzatori e mi fa molto piacere essere qui presente proprio per poter introdurre i lavori poi dei colleghi che parteciperanno alla tavola rotonda e che quindi affronteranno i quesiti specifici, magari dandogli anche un risvolto regionale, perché giusto appunto questo immagino faccia parte di una serie di incontri regionali e poi, come si accennava, la sanità italiana è regionale, quindi poi ogni regione trova risposte in qualche modo diverse. Quindi il mio scopo, diciamo, come introduzione di scenario è riprendere un po' i temi accennati dal dottor Tomassini e magari fare qualche approfondimento in più, per esempio sui dati epidemiologici, insomma, sottolineare quali sono l'attuale situazione, l'attuale scenario epidemiologico, qual è l'attuale scenario del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale e quali possono essere i possibili, diciamo, sviluppi e le possibili evoluzioni. Quindi, se può partire la mia presentazione, posso usare questo? Assolutamente. Lo perfetto, grazie. Vediamo. Perfetto, questo è il mio conflitto di interesse. Diciamo che la patologia di cui stiamo parlando è rappresentata da questo microorganismo, Neisseria meningitidis, diplococco gram negativo. Le caratteristiche fondamentali da ricordare sempre a ogni incontro e anche in ogni ambito di formazione e informazione sono le caratteristiche che ci interessano da vicino. Perché la patologia è difficile da contrastare? Perché comunque non esiste un singolo ceppo di meningococco, ma ne esistono differenti. Adesso al momento ne abbiamo scoperti 13, probabilmente ne scopriremo nel futuro degli altri, perché meningococco, come altri microrganismi e altri virus, tende ad evolvere. Ma diciamo i più importanti sono sicuramente quelli che anche per sorveglianza epidemiologica troviamo ormai da numerosi anni e sono fondamentalmente i 5-6, soprattutto quelli coperti da vaccinazione. Poi certo adesso c'è un certo aumento dei serogruppo X, che è questo nuovo serogruppo che un po' preoccupa, però i numeri sono ancora contenuti, mentre invece la parte del leone, poi vedremo con i dati epidemiologici, la fanno ancora gli altri microrganismi, gli altri ceppi. Un'altra cosa da sottolineare, anche se molto tecnica, è come è fatto il meningococco, perché da come è fatto il meningococco derivano anche gli strumenti di prevenzione, perché una buona parte dello sviluppo e della lotta che c'è stata nel meningococco e dello sviluppo dei vaccini è proprio legata alla conformazione di questo microrganismo, molto particolare, con anche differenze tra sierogruppo e sierogruppo. Quindi poi chi parlerà dopo di me delle vaccinazioni nello specifico sottolineerà appunto gli aspetti anche di alto contenuto tecnologico delle vaccinazioni che abbiamo adesso a disposizione. La trasmissione possiamo anche, diciamo, parlarne meno, ma è interessante sottolineare, anche questo, diciamo, molto didattica come diapositiva, però utile alla discussione, sottolineare come si trasmette meningococco, perché negli ultimi 2 anni perlomeno non abbiamo parlato più di tanto di meningococco. Non abbiamo parlato perché c'erano degli altri argomenti, ci sono sempre degli altri argomenti, ma meningococco, una meningite meningococcica, quando appare fa sempre notizia, perché sui giornali appare sempre. Negli ultimi 2 anni sui giornali non ce ne sono più stati. Come mai? Probabilmente perché le misure di contrasto al coronavirus hanno aiutato a contrastare anche la diffusione di altri microrganismi con le stesse modalità di trasmissione. E in effetti Neisseria meningitidis si trasmette proprio così. Quindi dobbiamo sottolineare anche questo aspetto. Quando si dice che il valore della vaccinazione è elevato, perché? Perché fondamentalmente si parte da alcune considerazioni. Si parte dalla considerazione di qual è l'incidenza della malattia, qual è l'effetto della malattia, qual è anche la percezione in qualche modo, quindi l'impatto in termini di gravità, in termini di ricadute sulla salute dell'individuo, e quindi noi tendenzialmente distinguiamo delle patologie dove il valore della vaccinazione è elevato perché la patologia è diffusissima. Prendiamo giusto appunto il caso della pandemia piuttosto che di altre patologie come per esempio il morbillo o altro. Dall'altro lato il valore della vaccinazione si sottolinea anche e diviene molto elevato anche per patologie che hanno un'incidenza molto minore ma un altissimo impatto. Quindi fondamentalmente
In questa diapositiva vediamo come ci sono una serie di patologie che o per la loro incidenza o per il loro impatto beneficiano delle campagne di vaccinazione. La malattia meningococcica beneficia della campagna di vaccinazione perché il suo impatto è veramente elevato, è veramente pesante. La testimonianza della dottoressa D'Ascoli in questo senso è veramente toccante. Chiunque di noi ha, come dire, prole, bambini piccoli, io in questo momento ho una figlia di 1 anno e 10 mesi, posso comprendere assolutamente qual è il possibile impatto devastante di una patologia di questo tipo. La progressione è rapidissima, quindi gli aspetti clinici poi verranno assolutamente sottolineati dai colleghi. Altro aspetto che sottolinea l'importanza della prevenzione: se la patologia ha una progressione molto rapida, ci posso veramente fare poco. Già ci sono difficoltà nella identificazione, perché come detto i sintomi possono essere molto sfumati. Quando i sintomi si, come dire, delineano, allora è quasi troppo tardi per poter intervenire, perché poi di per sé Neisseria meningitidis non sopravvive sulle superfici, è un patogeno neanche antibiotico resistente, quindi si tratta con degli antibiotici comuni. Il problema è intervenire tempestivamente e quindi la prevenzione riveste un ruolo ancora superiore. Cosa possiamo dire in più? Sappiamo delle sequele, e di questo ne parlerà la professoressa Panatto, perché sappiamo anche che chi supera un episodio di meningite meningococcica, in particolare di sepsi meningococcica, porta su di sé i segni di questa patologia. Le sequele rappresentano, cioè, diciamo, colpiscono tutti i tratti, tutti gli organi del corpo, alcuni sono più colpiti, altri meno, ma diciamo che in generale chi ha subito una sepsi meningococcica si riconosce e se la ricorda. I costi, appunto, i lavori di HTA partono dal presupposto di quanto possiamo risparmiare in termini di costi generali, quindi non solo costi sanitari, costi indiretti, perdite di giornate di lavoro, eccetera, eccetera. Sottolineiamo che la malattia meningococcica invasiva è probabilmente la malattia prevenibile da vaccinazione più grave, nel senso noi possiamo prevenire una serie di patologie con le vaccinazioni, alcune non le possiamo ancora prevenire. Forse Ebola in questo momento con le vaccinazioni anti-Ebola supera in qualche modo la malattia meningococcica, ma come dire, il settore di intervento di Ebola è ancora fortunatamente limitato. Per il resto probabilmente la malattia meningococcica è davvero la malattia più grave prevenibile con la vaccinazione. I picchi riconosciamo molto bene, i picchi di incidenza, e riguardano soprattutto ovviamente i bambini di età inferiore ai 5 anni, soprattutto i bambini di età inferiore all'anno, gli adolescenti e i giovani adulti, dove invariabilmente in tutte le regioni del mondo osserviamo un aumento dell'incidenza dei casi di patologia invasiva. In realtà dovremmo anche considerare il settore degli adulti, perché dove probabilmente negli anziani, nei grandi anziani, poi vediamo anche un tasso di mortalità più elevato. Quindi dobbiamo un po' considerare questa patologia in tutti gli aspetti della vita. Un aspetto particolare e fondamentale è anche la questione dei portatori, perché abbiamo accennato rapidamente alle modalità di trasmissione. La modalità di trasmissione, la diffusione del patogeno, è sostenuta soprattutto dalla presenza di portatori inconsapevoli del patogeno, e questi portatori sono per combinazione nella fascia d'età che ha più contatti in assoluto, perché la fascia d'età che ha più vita sociale ha più contatti. Quindi questa è un'altra problematica che fortunatamente i vaccini di nuova generazione in qualche modo vanno a contrastare, perché hanno anche un certo spettro di azione sui portatori. E come dicevamo, il tasso di mortalità è sicuramente più elevato negli anni, diciamo, più avanti, nei soggetti più anziani, ma comunque se consideriamo i bambini piccoli, i bambini di età inferiore ai 5 anni, vediamo comunque un tasso di mortalità molto molto elevato rispetto ad altre patologie. In generale l'epidemiologia ci dice che i casi di malattia invasiva, che sono anche quelli più facilmente sorvegliabili, giusto appunto perché il caso di meningite rappresenta sempre un'emergenza che viene trattata e viene in qualche modo anche riconosciuta, sono diminuiti negli anni fortunatamente. Questo è soprattutto legato alle campagne di vaccinazione contro un singolo sierogruppo, il sierogruppo C, che sono partite in Inghilterra, sono partite in Europa, si sono estese in buona parte del mondo, e se guardiamo al continente europeo effettivamente abbiamo visto una netta diminuzione dei casi di malattia invasiva meningococcica. Dicevo soprattutto legate ai sierogruppi C, perché se noi poi andiamo a vedere in realtà i ceppi, vediamo che ancora adesso il ceppo B invece, che è, diciamo, l'ultimo arrivato nella corsa alla vaccinazione,
è quello che ancora adesso causa il maggior numero di casi, e vediamo soprattutto che i casi fondamentalmente si concentrano soprattutto nei bambini molto piccoli, quindi bambini di età inferiore ai 5 anni. Però cosa stiamo notando? Nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, perlomeno i dati non sono aggiornatissimi, perché già di per sé i dati delle sorveglianze europee arrivano con uno o due anni di ritardo. Il Covid ci ha fatto, diciamo, il regalo di ritardare tutte le altre sorveglianze, quindi noi non abbiamo dati aggiornatissimi. Poi vi farò vedere qualche diapositiva sulla situazione più aggiornata. Però in linea di principio vediamo una certa diminuzione comunque dei casi di meningite di tipo B, a scapito invece di un aumento dei casi legati agli altri sierogruppi, in particolare al sierogruppo W, al sierogruppo Y, ancora al sierogruppo C presente. Quindi in qualche modo non solo il sierogruppo B rappresenta un problema, ma anche gli altri sierogruppi continuano a circolare, forse anche un po' di più. In Italia qual è la situazione? In Italia la situazione è pressoché simile a quella europea. Anche in Italia abbiamo visto un certo calo di incidenza negli ultimi anni, ripeto, i dati fanno riferimento al periodo 2016-18, 2015-17, quindi insomma non sono aggiornatissimi, però effettivamente un certo calo l'abbiamo visto. E anche in Italia abbiamo visto che cosa? Un calo dei casi di meningite di tipo B, o comunque perlomeno una certa situazione stazionaria, a scapito invece di un aumento degli altri ceppi. Questo, diciamo, visivamente esprime molto bene questo concetto. Vediamo come il sierogruppo B rappresenta sempre comunque una buona parte dei casi, ma gli altri ceppi piano piano stanno prendendo campo. E infatti, se noi guardiamo il dato aggregato, vediamo come fondamentalmente nell'ultimo anno a disposizione, 2018-19, vediamo come i ceppi messi tutti insieme, A, C, W e Y, rappresentano, hanno addirittura superato, quindi rappresentano la maggior parte dei casi di malattia invasiva. In particolare soprattutto nella fascia d'età degli adolescenti, perché poi fondamentalmente dicevamo gli adolescenti sono il massimo driver di diffusione del patogeno, e quindi è lì che dobbiamo in qualche modo anche concentrare la maggiore attenzione per cercare di diminuire la diffusione a livello di popolazione. Dicevamo dati aggiornati, o perlomeno quelli disponibili, nel corso del, questo è l'ultimo report della sorveglianza delle malattie batteriche invasive, nel corso del 2020 abbiamo visto una certa diminuzione, perché comunque anche in termini assoluti siamo passati da 170-190 casi 2018-19 a 74. E questo è un dato che, come detto, potrebbe essere da un lato legato alle misure appunto di contrasto alla diffusione di SARS-CoV-2, dall'altro, da laboratorista, posso anche dire che i laboratori negli ultimi due anni sono stati impegnati a fare altro, e quindi tutta l'altra diagnostica infettivologica è andata un pochino in crisi, quindi dobbiamo anche considerare una certa difficoltà a livello di laboratorio. Vedo il dottor Cassagnola che non è troppo d'accordo sulla difficoltà di laboratorio, ma per esempio il dato della sorveglianza ci dice che per esempio è aumentato la proporzione di casi che non hanno la tipizzazione. Questo è un dato particolare, perché al di là del valore assoluto, esatto, è più questo. Quindi probabilmente i casi sono diminuiti, sicuramente per la diminuzione dei contatti, perché anche il lockdown di per sé ha portato a una diminuzione dei contatti, la chiusura delle scuole con l'attività da remoto, quindi insomma... È sparita l'influenza, sono spariti gli antivirus respiratori. Però, come dire, abbiamo anche un dato di laboratorio che ci dice è sparita la rosolia. Anche lì, insomma, dati da prendere con le molle, perché più che sparita, probabilmente è sparita dalla nostra lente di ingrandimento. Poi dovremo vedere se effettivamente la circolazione in maniera sotterranea è rimasta. Vi dico questo perché, e ringrazio chi mi ha fornito la diapositiva, in un recente congresso pediatrico è stato mostrato questo dato, che sono i dati più aggiornati della sorveglianza inglese, come sempre gli inglesi hanno sorveglianze un pochino più approfondite, e si nota come dopo la diminuzione legata al Covid-19 si nota già subito un rapidissimo aumento dei casi di malattia invasiva, soprattutto legata al meningococco di tipo B, ma in realtà, come vedete nell'ultima colonnina, ci sono anche gli altri sierogruppi, o perlomeno dei sierogruppi non determinati. Quindi i patogeni non spariscono, anzi, probabilmente hanno continuato a circolare sotto traccia, magari in maniera minore, ma all'occorrenza risbucano. E quindi torniamo a sottolineare l'importanza della vaccinazione. Attualmente in Italia abbiamo disponibili una serie di vaccinazioni che quindi devono essere assolutamente conosciuti, e deve essere anche razionalmente utilizzato lo strumento vaccinale, quindi il giusto vaccino nella giusta popolazione.
Quello che poi sottolineerà la professoressa Panatto appunto è l'evoluzione tecnologica, quindi noi abbiamo assistito in questi ultimi 20 anni veramente a una corsa e anche a un successo vaccinale. Adesso di vaccini esiste solo il vaccino anti-Covid, che rappresenta di per sé un successo incredibile, perché in un anno siamo riusciti ad ottenere dei vaccini che probabilmente fino a 20 anni fa avremmo ottenuto in 5, 6, 7 anni di lavoro. Il vaccino antimeningococcico, i diversi vaccini antimeningococcici rappresentano delle svolte epocali nella storia proprio della vaccinazione. Arriviamo alle note un pochino più dolenti. Piano nazionale di prevenzione vaccinale che è scaduto nel 2019, in realtà prorogato 20, 21, 22, parlava di meningococco C e di meningococco B, e questo quindi è quello che è ancora vigente come LEA. Il professor Ansaldi appunto accennava ai LEA, e i LEA sappiamo che sono livelli essenziali, quindi se è LEA la regione lo deve garantire per forza, quello che non è LEA potrebbe anche non essere garantito. E ci sono tutta una serie di proposte di implementazione. Le proposte arrivano sempre dalle società scientifiche, e in questo l'Italia è fortemente rappresentata dagli igienisti, dai pediatri, dai medici di medicina generale, che con il board del calendario vaccinale per la vita hanno già pre-Covid proposto una serie di migliorie. Se noi parliamo di vaccinazione antimeningococco B, parliamo appunto di insistere sull'adolescenza e quindi di martellare gli adolescenti con la vaccinazione antimeningococcica di tipo B. Se invece parliamo della vaccinazione anti ACWY, vediamo come fondamentalmente alla luce dei dati di diminuzione delle coperture anticorpali e soprattutto alla luce dei dati epidemiologici sia necessario introdurre dei richiami. Quindi al di là di quello che è già stabilito, quindi di passare quasi integralmente, se non integralmente, al quadrivalente nel primo anno di vita o nel secondo anno di vita, ma comunque prevedere dei richiami probabilmente prima dei 10 anni, diciamo tra i 5 e i 10 anni per poter stare larghi, e poi considerare anche dei richiami dopo la vaccinazione prevista nell'adolescenza. Quindi queste sono tutte proposte sul tavolo che devono essere approfondite. E infatti il board del calendario per la vita sottolineava proprio questi aspetti, quindi sicuramente l'adozione del vaccino quadrivalente coniugato al compimento del primo anno di vita, e poi effettivamente considerando anche le caratteristiche microbiologiche del patogeno, il calo della copertura, l'esperienza toscana del 2016-2017 con l'aumento dei casi che nessuno ha voluto chiamare epidemia, ma aumento dei casi di ceppi di tipo C, in qualche modo legato probabilmente a una diminuzione anche delle difese fornite dalle precedenti dosi di vaccino in qualche modo. La vaccinazione degli adolescenti, come detto, sicuramente il meningococco B è una pietra miliare, ma anche la vaccinazione anti-ACWY. In questo quadro il dottor Rappuoli, che ha preconizzato la vaccinazione universale nei confronti della meningite, appunto è stato il primo a parlare di via verso l'eliminazione. Ormai noi abbiamo a disposizione dei prodotti che ci consentono di contrastare il 90, 95, 98% dei ceppi di meningite che circolano, quindi veramente potremo avviarci verso l'eliminazione. Dell'HTA ne parlerete poi sicuramente successivamente. Soggetti a rischio, ho messo soltanto una diapositiva, questo è un aspetto che a noi tocca da vicino perché all'interno dell'ospedale policlinico esiste da anni un ambulatorio vaccinale dedicato ai pazienti e quindi ai soggetti a rischio. Il modello dell'ospedale che vaccina è ormai un modello abbastanza diffuso in tutta Italia e anche in altre regioni. Questo perché? Perché i soggetti a rischio tendenzialmente si rivolgono agli ospedali, e di soggetti a rischio parliamo dei soggetti asplenici, parliamo dei soggetti immunodepressi, i soggetti che fanno delle terapie, diciamo, immunitarie, che stanno aumentando sempre di più, e questi sono soggetti che in qualsiasi età della loro vita beneficiano della protezione vaccinale e quindi sicuramente beneficiano anche della protezione nei confronti di meningococco. Diciamo le ultime note dolenti: coperture vaccinali, questi sono gli ultimi dati disponibili, sono andato anche a ricontrollare stamattina sul sito di Epicentro, non c'è nulla di nuovo. Coorte 2018, dato 2020, copertura 70.96, che io in un altro convegno con i colleghi pediatri mi ero permesso di esprimere in questo modo. Perché? Perché potremmo vederla come un dato positivo, ma anche come un dato negativo, perché insomma non siamo sicuramente al 95%, ma non siamo neanche al 20%, quindi un certo grado di copertura vaccinale nella popolazione c'è. Poi se noi andiamo a vedere nello specifico gli ultimi dati, vediamo come il dato italiano, con le fortissime differenze regionali, in realtà nasconda nell'età pediatrica un gap incredibile, perché già il meningococco B è sotto il 50% e il quadrivalente è assolutamente risibile perché siamo a un terzo della popolazione,
e se andiamo a vedere le coperture nei quasi maggiorenni, sedicenni e poi i diciottenni hanno più o meno gli stessi dati, vediamo la stessa problematica. E noi parliamo di vaccinazioni che comunque sono disponibili ormai da 20 anni, quindi le coperture vaccinali dovrebbero sicuramente essere più elevate. E questo, diciamo, è l'ultimo spunto che vi lascio, quindi sfide per il futuro: i tassi di copertura, che rappresentano sempre il principale outcome nelle campagne di vaccinazione, i sistemi di sorveglianza, che torno a sottolineare, devono essere implementati e devono funzionare, altrimenti non sappiamo che cosa sta succedendo, e poi tutto il discorso della sensibilizzazione, della consapevolezza, sia nei portatori di interesse tecnico-scientifici che nella popolazione generale. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professor Corsi per la splendida relazione, precisa, quale aggiornatissima, e che sicuramente ha offerto, soprattutto nell'ultima anche diapositiva, tanti temi di discussione che la tavola rotonda affronterà subito dopo. La presentazione della relazione da parte della professoressa Donatella Panatta, professore associato Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Cento. Grazie. Grazie, dottor Tomasini, per la parola, grazie al comitato scientifico, al comitato organizzatore per l'invito. Sono molto contenta di essere qui con voi oggi e di affrontare un tema a me particolarmente caro. Quindi io da molti anni studio il meningococco, quindi ora vediamo se possiamo far partire la presentazione. Quindi da molti anni partecipo ad attività di ricerca che sono proprio rivolte ad acquisire conoscenza scientifica in questo ambito. Quindi la mia relazione andrà a affrontare i temi che sono già stati presentati dal dottor Tomasini e dal professor Orsi, quindi io andrò ad integrare i dati. Quindi è fondamentale andare a focalizzare l'attenzione sulla gravità della malattia, perché come ha detto il professor Orsi, fortunatamente l'incidenza della malattia è bassa, ma i casi sono decisamente gravi. Abbiamo sentito anche la testimonianza della dottoressa Rascoli, e io poi conosco anche personalmente l'avvocato Di Chiello, il presidente di Liberi della Meningite, con cui ho collaborato. La malattia è veramente devastante per l'alto tasso di letalità che vi ha presentato il professor Orsi, ma è importante andare a focalizzare l'attenzione anche sui soggetti che sopravvivono, perché un'alta percentuale di pazienti sopravvive con le sequele temporanee o permanenti che ne condizionano pesantemente la qualità della vita. La gamma delle sequele è decisamente ampia, quindi abbiamo sequele fisiche, sequele neurologiche, sequele a carico della sfera psichiatrica e psicologica. Qui vedete alcuni esempi, quindi per quanto riguarda gli esiti neurologici, danni uditivi, esiti motori, sequele cognitive, danni visivi, poi molti casi di danni di tipo fisico, quindi amputazioni singole o multiple, le cicatrici cutanee, anche molte stese in alcuni casi, danni renali che in alcuni casi necessitano anche di un trapianto d'organo. Ma noi non dobbiamo sottovalutare un aspetto importante, che è l'aspetto della sfera psicologica e psichiatrica, che molte volte è decisamente sottostimato. Perché? Perché questi sintomi compaiono in seguito all'ospedalizzazione e in molti casi non vengono segnalati. Ma ci sono dati di ricerche internazionali che indicano che fino al 60% dei pazienti riporta sintomi da stress post-traumatico nel breve e nel lungo termine. Poi non dobbiamo sottovalutare l'impatto devastante sulla famiglia. Abbiamo sentito la testimonianza
della di Mirella D'Ascoli, quindi come questa malattia decisamente impatta. Abbiamo visto che i principali gruppi a rischio sono i bambini, sono gli adolescenti, sono i giovani, quindi non abbiamo solo la perdita ovviamente di una vita nel caso dell'esperienza presentata, ma di una perdita notevole di qualità di vita da parte della famiglia, e questo sicuramente ha un notevole riscontro sul, se guardiamo la malattia dal punto di vista dell'impatto globale. Quindi non abbiamo solo l'aspetto sanitario, l'aspetto clinico, ma abbiamo l'aspetto economico, perché ad ogni caso di malattia è associato un rilevante impatto in termini di costi diretti e indiretti e di perdita di qualità di vita. Quindi per cercare di quantificare correttamente l'impatto economico è necessario suddividere la malattia in diverse fasi, quindi la fase acuta, post-acuta e la fase a lungo termine. Quindi nella fase acuta abbiamo notevoli costi diretti che sono associati all'ospedalizzazione, alla riabilitazione, ma anche alla risposta di sanità pubblica. La sanità pubblica si attiva quando c'è un caso di meningite, perché deve cercare di evitare tutti i casi secondari, ma questo è un costo per il nostro servizio sanitario. Poi abbiamo i costi della fase post-acuta e a lungo termine, che sono associati alla tipologia di sequele che ovviamente variano proprio legate alla gravità della sequela stessa e anche a in certi casi alla presenza di sequele multiple. Poi non dobbiamo sottovalutare tutti i costi indiretti, quindi della perdita di produttività, quindi perdita di produttività del soggetto, ma anche della famiglia. Quindi se la famiglia deve dedicare del tempo al proprio familiare colpito dalla malattia, sicuramente perde una parte della propria produttività. Ma noi conosciamo l'impatto della malattia invasiva da meningococco in Italia? No, non lo conosciamo. Perché? Perché il nostro sistema di sorveglianza delle malattie batteriche invasive registra i casi di malattia che ha presentato il professor Rossi, ma non segue poi i pazienti, quindi non abbiamo una quantificazione del reale danno nel medio e nel lungo termine. Proprio per questo motivo, un anno e mezzo fa, un gruppo di lavoro multicentrico composto dall'Università di Genova e dal mio dipartimento, quindi il Dipartimento di Scienze della Salute, in collaborazione con l'Università di Firenze e con l'Università Tor Vergata di Roma, ha programmato e sta svolgendo uno studio osservazionale retrospettivo proprio per cercare di quantificare l'impatto clinico, economico, sociale della malattia. Questo studio vede coinvolta anche l'Associazione Liberi dalla Meningite, che ci supporta proprio in questa azione di acquisizione di dati, che dovrebbero essere, lo studio dovrebbe concludersi alla fine del 2022, quindi avere a disposizione per la comunità scientifica e per la popolazione i dati nei primi mesi del 2023. Abbiamo sentito che questo microorganismo, quindi il meningococco, si trasmette per via aerea, ve l'ha spiegato il professor Orsi. Abbiamo i portatori, che sono la fonte di contagio dell'infezione, e quindi l'unica arma preventiva efficace nella lotta di questa devastante malattia è la vaccinazione. Quindi non abbiamo altre possibilità se noi vogliamo contrastare questa malattia. Vi ho riportato in questa slide un po' la storia dei vaccini con
c'è stata una rivoluzione negli ultimi anni del secolo scorso, quindi dal 1974, quando si è detto di famiglia il primo vaccino, il glicocito monosaccaridico, come si sviluppava, c'è stata un'enorme evoluzione. E noi attualmente abbiamo a disposizione dei vaccini che sono sicuri, ben tollerati e altamente efficaci per contrastare tutti i ceppi che attualmente sono collegati alla malattia invasiva. Quindi abbiamo dei vaccini coniugati quadrivalenti, quindi abbiamo tre preparati disponibili e autorizzati a livello europeo e italiano, e sono con alcune indicazioni differenti come fascia di età e alcune schedule di vaccinali differenti, che io adesso non posso descrivervi nel dettaglio perché non ho molto tempo a disposizione. Però tutti questi vaccini hanno una dimostrata efficacia, quindi dai numerosi clinical trials e studi osservazionali che sono stati condotti. Poi abbiamo anche vaccini per meningococco B, che sono dei vaccini proteici ricombinanti, due opportunità, il vaccino a quattro componenti, che è somministrabile a soggetti di età maggiore o uguale ai due mesi, con diverse schedule di vaccinazione in base all'età, e il vaccino a due componenti, che è autorizzato per soggetti di età maggiore o uguale a 10 anni, con una schedula vaccinale di due dosi somministrate a intervalli di 6 mesi. Quindi noi abbiamo dei vaccini efficaci, ma dobbiamo utilizzarli al meglio. Quindi per utilizzarli al meglio dobbiamo avere ben chiaro che la vaccinazione deve essere considerata come un investimento in salute, perché è un intervento sanitario rivolto alle persone sane per evitare la malattia. Proprio solo se noi inquadriamo bene questo concetto riusciamo a capire il vero valore della vaccinazione. Il calendario vaccinale ve l'ha già presentato il professor Orsi, aspettiamo il nuovo calendario e vediamo quello che sarà inserito. Ma noi come gruppo di ricerca di Genova, in collaborazione con altri gruppi di ricerca, in particolare l'Università di Firenze, l'Università di Roma e l'Università di Palermo e altri gruppi, abbiamo condotto dell'evaluazione di Health Technology Assessment. E che cos'è l'Health Technology Assessment? È una metodologia di lavoro che permette di analizzare tutte e a sintetizzare tutte le informazioni disponibili per una tecnologia sanitaria, in questo caso un vaccino, e cercare di offrire un supporto ai processi decisionali. Quindi noi possiamo considerare l'Health Technology Assessment come un ponte tra il mondo scientifico, che ha il compito di acquisire evidenza, e il mondo politico decisionale, che deve scegliere le strategie migliori per la propria popolazione. Quindi abbiamo condotto due report di Health Technology Assessment. Quello che vedete indicato in questa slide è stato pubblicato a marzo del 2021 e aveva l'obiettivo di valutare l'opportunità di una strategia multicorte con il vaccino quadrivalente coniugato. Quindi andare ad aggiungere alle due attuali corti, quindi il 13° mese e 11° anno di vita, altre due corti, quindi l'età scolare 6-9 anni e 19-20 anni. Ma questo perché? Perché è necessario offrire un'ampia copertura di protezione che duri nel tempo. Quindi questa scelta che noi abbiamo fatto ha un razionale epidemiologico
e clinico che purtroppo non ho tempo per potervi descrivere nel dettaglio. Ma noi abbiamo cercato di capire se questa opportunità era fattibile e anche dal punto di vista economico, perché abbiamo sentito dal professor Ansaldi che il problema è sempre il reperimento e le risorse. E però se noi abbiamo questo concetto di investimento, dobbiamo cercare di cercare, io lo dico, dal centro universitario le risorse per offrire il massimo alla nostra popolazione. Quindi noi abbiamo effettuato una valutazione economica con un modello di Markov e abbiamo cercato di quantificare i costi diretti e indiretti associati alla malattia invasiva da meningococco e valutare le conseguenze economiche derivate da una strategia di vaccinazione multicorde. Questo è il modello, ma in sintesi ha valutato tre scenari, quindi l'assenza di vaccinazione, lo stato attuale, quindi le due corti, 13° mese e 11 anni, e l'ipotetica strategia multicorte, quindi con la giusta e con l'aggiunta del sesto anno e 19-20 anni. E questo è il dato che noi abbiamo ottenuto in termini di numero di eventi e di dati e di riduzione di spesa stimate secondo la prospettiva sociale. Ovviamente i numeri sono piccoli perché fortunatamente abbiamo sentito l'incidenza della malattia è bassa. Ma se voi osservate questo grafico, l'analisi ci mostra che la vaccinazione di classi di età aggiuntive con il vaccino tetravalente coniugato potrebbe tradursi in un beneficio incrementale in termini di casi evitati e di riduzione di spesa che è paragonabile a quello che noi abbiamo già ottenuto con l'attuale strategia di vaccinazione e quindi ci permetterebbe un ulteriore risparmio. Questo è un risparmio se consideriamo una corte di nascita, perché nei modelli di Markov si segue una corte, quindi solo una corte che viene seguita per tutta la vita. Ovviamente una strategia multicorde determina anche un impatto organizzativo che sicuramente potrebbe essere superato con la costo-amministrazione, perché i vaccini che noi abbiamo a disposizione sono costo-amministrabili con le altre vaccinazioni previste in queste fasce di età. E poi anche sicuramente l'esperienza pandemica ha aiutato i centri vaccinali e la sanità pubblica a rispondere meglio anche a una forte richiesta di vaccinazione. Questo è il report che è scaricabile, quindi è pubblicato sul Journal of Preventive Medicine ed Hygiene ed è scaricabile gratuitamente. Secondo report, quel report che noi abbiamo fatto per cercare di valutare l'estensione della vaccinazione MMB agli adolescenti. Anche questo ha un razionale clinico epidemiologico, quindi abbiamo visto che gli adolescenti sono un gruppo a rischio, abbiamo casi di malattia, abbiamo un tasso di letalità che negli adolescenti è maggiore rispetto alla popolazione generale e poi proprio in questa fascia di età abbiamo la più alta prevalenza di portatore sano, che è proprio il serbatoio dell'infezione. Quindi noi anche in questo caso abbiamo sviluppato un modello economico, la vaccinazione MMB degli adolescenti è stata confrontata con la non vaccinazione, perché in questo momento nel calendario vaccinale non è prevista questa opportunità e abbiamo valutato i costi. Potete vedere come i costi sono decisamente alti, questi sono i costi solo per un caso, quindi fase acuta, fase post-acuta e fase a lungo termine, è un costo medio. Ovviamente facendo una media delle possibili sequele, poi i costi sono molto variabili in base alle sequele. Quello che mi interessa sottolineare è che ricordiamoci che è vero che gli adolescenti sono una piccola porzione
della nostra popolazione, in una popolazione che invecchia, ma è il 100% del futuro della nazione. Quindi tutelare questo gruppo di età sicuramente fu importante dal punto di vista di sanità pubblica. Anche questo report è disponibile e scaricabile ed è stato pubblicato nel settembre del 2019. Quindi concludo con alcuni punti che ha già presentato il professor Orsi, che condivido pienamente. Quindi noi dobbiamo considerare anche queste nuove opportunità e considerare la riduzione dell'impatto delle malattie infettive prevenibili con la vaccinazione come una priorità di sanità pubblica, perché solo un investimento bene indirizzato a promuovere e a prevenire le malattie può veramente influire sul progresso sociale e economico di una nazione. Condivido anche le parole del dottor Tomasini che ha fatto all'inizio di questa giornata. Quindi noi dobbiamo sensibilizzare la popolazione e noi lo facciamo, abbiamo come Dipartimento di Scienze della Salute questo progetto, quindi un progetto sulle scuole, un progetto dedicato agli studenti, ai genitori, ai docenti di scuole primarie, secondarie, di primo e secondo grado, proprio con l'obiettivo di sensibilizzare, di trasferire l'evidenza scientifica alla popolazione, utilizzando ovviamente dei termini non tecnici, ma delle parole che possono essere comprensibili all'intera popolazione. Qua ci sono degli esempi del materiale didattico che abbiamo predisposto e dovremo poi ripartire con questo progetto nel prossimo anno scolastico, quindi a settembre del 2022, sempre che il discorso SARS-CoV-2 ci permetta di andare alle scuole, ma io credo proprio di sì. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Per la relazione al solito esaustiva e per avere proprio sottolineato un aspetto che poi siamo qui a discutere, risorse, evidenze e risorse. Le evidenze mi sembra che ci sono tutte e ci sono i vaccini, sappiamo che funzionano, sappiamo che potrebbe teoricamente, non dico eradicare, però dare grandi risposte. C'è il problema delle risorse. Questo qui aprirebbe un tema sulla medicina basata sull'evidenza, perché di evidenze 30% è medicina. Ecco, in quel 30% i vaccini ci stanno, però c'è un 70% che non è evidenza e che è comunque, deve essere comunque finanziato, però forse alle volte il buon senso direbbe lì è sicura la situazione, anche perché abbiamo gli strumenti. E anche questa valutazione di cose ci ha presentato questo studio e in Italia su dati propri non è ancora possibile realizzare, però al decisore clinico è un ulteriore elemento di supporto per operare delle scelte anche importanti, investo da una parte con un risultato, investo da un altro non con un altro risultato un pochino più sfumato. Grazie quindi dell'intervento. Ora quindi introduco alla tavola rotonda, alle quali vi chiedo però di partecipare, perché sicuramente ci sarà modo anche di rispondere. La tavola rotonda che noi utilizzeremo, per la tavola rotonda, visto che qui non ci si può stare tutti quanti, un microfono e girerà e si realizzerà una tavola rotonda virtuale. A cui parteciperemo e con questo anche saluto i colleghi che sono, e le tante persone che sono collegate, 163 su Facebook e 26 su Zoom, perché qui si perde la dimensione delle persone che partecipano, quindi ci sono tantissime persone collegate con noi. Alla tavola rotonda partecipano il dottor Elio Castagnola, responsabile della direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'IX Gaslini, il dottor Giorgio Conforti, pediatra di famiglia,
mi hanno fatto la testa così per aiutare in Toscana, il pediatra di famiglia, referente regionale della FIMP Liguria, dell'area vaccini e delle malattie infettive. La dottoressa Virna Frumento, direttore della struttura complessa igiene e sanità pubblica dell'AS2 di Savona, la dottoressa Anna, lo sapete senza occhiali è un problema, Anna, ho visto, bisognerebbe riuscire a capire se siamo un paese, Anna Pizzo, responsabile della struttura profilassi AS3 di Genova, la dottoressa Camilla Sticchi, coordinamento regionale all'attività di prevenzione di epidemiologia della dialisa regione Liguria, e naturalmente sia la signora Dascoli che i colleghi che ci hanno appena lasciato partecipano a questa tavola rotonda. Sui tavola rotonda direi che i dati presentati si potrebbe partire proprio da quest'ultimo aspetto che è stato sottolineato dai due colleghi, quello della, anche del sensibilizzare, dall'ultima diapositiva, sensibilizzare. Io sono convinto, ascoltando, perché alle volte si ascolta, poi non si ha mai tempo di fare una riflessione, però ci sono i vaccini, funzionano, sono la soluzione. Qual è il problema? Perché non si vaccinano? Perché il problema è che il tasso vaccinale è quello che sappiamo. A parte essere convinto che da qualche parte troveranno quel gene su cui è depositato il comportamento alla procrastinazione delle persone, di tutti, perché precisa essere un tratto genetico, perché sennò non si spiega come mai, di fronte a una cosa che sappiamo per certo che è buona, eccetera, ci prendiamo sempre il tempo di rimandiamo, tranne quando si avvicina il momento critico. Nella vaccinazione, la differenza della vaccinazione Covid, della vaccinazione per il meningococco, ma la vaccinazione Covid in 8 mesi si è vaccinato il 90% della popolazione italiana. E hanno fatto a cazzotti alcune volte nei primi tempi per arrivare al vaccino. È la percezione del rischio. Allora, sulla percezione del rischio, però il rischio qui è reale, anche qui è appunto. Sono pochi i casi, però colpiscono anche soprattutto una fascia di popolazione in cui la sensibilità è molto alta. E devo dire, per esperienza, venendo dalla Toscana, quando è successo, ve lo ricordava il professore qualche anno fa, di corsa si sono mossi tutti quanti, tant'è vero che la regione Toscana credo sia l'unica che ha anticipato i tempi della corte dei 6-9 anni, e non è un caso forse che ci siamo dimenticati di quello, perché abbiamo adottato in urgenza, e di nuovo si torna sulla percezione del rischio, quindi il problema che si pone è come agire sulla percezione dei rischi, quali strumenti per informare e sensibilizzare non solo la popolazione, ma anche i professionisti, anche i decisori clinici, e qui ovviamente tutti i professionisti sanitari, in modo particolare quelli che sono più vicini alla popolazione target, in questo caso i pediatri. E devo dire anche un osservatorio particolare alla situazione più eclatante, quindi anche l'ospedale con le malattie infettive. Anche, ecco, ci piacerebbe proprio ragionare anche velocemente su questo tema, qual è lo stato di cosa pensate che potrebbe essere opportuno fare in tema di sensibilizzazione. Io partirei per poi affrontare invece un problema conseguenziale, partendo proprio da un dato, tasso vaccinale e tutte le altre operazioni che si possono immaginare, raccogliendo proprio dalle realtà operative quelle che sono forse criticità, opportunità, nuovi strumenti di esperienze anche diverse. Io chiederei proprio in ordine,
al dottor Castagnola e noi diamo subito. Può mettersi dove vuole, può venire qui, poi abbassarsi, eccetera. Così non mi si vede. No, non c'è un angolo cieco, quindi mettiamo. No, ma noi ci sa strumenti. Siamo dei seguci. Ecco, dal suo punto di osservazione, che è il punto in cui arrivano i casi più gravi, quindi vive in diretta sensazioni simili. Che le dicevo. A lei, e suggerimenti dal suo punto di osservazione e anche analisi comportamentali sul sistema, come potrebbe rispondere al meglio. La questione è molto complicata perché sappiamo che purtroppo è insito secondo me nell'essere umano il fatto che chi grida di più viene seguito, e spesso e volentieri non sono i medici che vaccinano quelli che gridano di più, ma sono quelli che non vogliono essere vaccinati. Fatto salvo poi trovare in rianimazione col figlio che perde le dita delle mani, dice: ma perché gli è successo? Non è vaccinato. E allora vuol dire che è colpa mia? E la collega gli ha risposto sì. È stata di una brutalità sconvolgente, però credo che sia a fronte di queste, vuol dire, palesi, chiamiamoli errori per non dire delle altre parole, forse il politically correct è un po' il momento di lasciarlo anche perdere. A un certo punto diciamo le cose come stanno, non vaccini il tuo figlio, fai una scelta perché tu pensi che sia la scelta migliore, ma se fai l'ingegnere nucleare la scelta migliore me la direi tu, se vale la pena di ingabbiare l'energia nucleare in un certo modo, perché devi fare il medico? Non lo so, cioè, quindi ripeto, un politically correct la realtà, che cosa portano queste cose, perché se vogliamo anche dire il morto, passatemi sempre la mortalità, voglio essere mortale, fa notizia. Quello che non fa notizia è quello che lo può fare la BBVO, perché ha avuto la forza, diciamo, pure il supporto della famiglia di diventare quella diventata, la sportiva, un'icona che se ne sa il gioco per queste cose. Ma quante famiglie abbiamo, quei bambini che sono rimasti mutilati, che sono rimasti pesantemente invalidi? Questi non fanno più notizia, questi vengono sottomizzati, non esistono. Quindi anche andare a vedere questi aspetti diventa fondamentale per far capire anche a chi deve trovare i soldi, dicevamo prima, chi è che bisogna trovare, perché è un investimento. PNRR vuole essere un investimento, dobbiamo farlo capire, perché l'uomo sottomizza, l'uomo aiutare, eccetera, ma spesso il decisore politico pensa in termini di politico, ormai non pensa a domani, pensa a 5 minuti. Cioè non c'è più, no, c'è molto meno, dai, non, cerchiamo di essere anche non troppo negativi, c'è molto meno l'idea di agisco oggi per stare meglio fra 3 anni. Se non lo vedo domani mattina l'effetto, il politico di solito dice: no, c'è un problema, non c'è un problema. Domani mattina non c'è, io domani mattina sono a fare dell'altro, non ho mai più votato. E questo è pesante, però è quello che succede. E vorrei aggiungere una cosa ancora, perché mi ha colpito la dottoressa che ha descritto il suo triste caso, ci mancherebbe altro. C'è un effetto collaterale delle vaccinazioni, non lo chiama evento avverso, lo chiamate effetto collaterale, ma potrebbe diventare un evento avverso. Noi non siamo in grado più di far vedere ai giovani medici come sono, grazie alle vaccinazioni, come sono fatti certi tipi di malati. Noi non insegniamo, io ho imparato a fare le lombari ai bambini con la meningite da emofilo. Poi è venuto il dottor George McCracken, che ha dimostrato che se vaccinavamo per l'emofilo questo spariva. Noi, specializzando di pediatria, non possiamo più far fare le lombari nelle meningiti, perché non le vediamo più, o le vedi un numero tale
che da un lato è una fortuna, ci mancherebbe ben altro, chi mi conosce a sufficienza sa quanto io sia favorevole ai vaccini, però c'è questo problema, e non conoscono i quadri clinici, i colleghi che per primi hanno visto il paziente, il bimbo della signora, potrebbero non aver mai visto la meningite meningococcica. Quindi anche da un punto di vista dell'insegnamento della medicina, e bisognerà riragionare a fronte di malattie che sono diventate rare, ma nel senso delle malattie rare genetiche quasi, a dire, signore, guardate che raro non vuol dire, c'è un collega tedesco che parlando di altre cose, dice, guarda che raro non vuol dire inesistente. Ricordati che può accadere. E devi ricordarti che può essere fatto così, così e cos'ha. E Giorgio, per gli specializzanti di pediatria, parlano a fare lobari con i leucemici perché devono fare le terapie intratecali per la leucemia. Però per dire che anche rivolgo agli universitari, sicuramente ci fosse qua anche il professor Bassetti, il cattedratico di malattie infettive, sono convinto che anche lui la penserebbe alla stessa maniera. Noi dobbiamo cercare di ricordare ai giovani medici, futuri medici, che ci sono delle malattie che noi abbiamo quasi debellato con i vaccini, ma non completamente, il vaiolo l'abbiamo debellato, il vaiolo delle scimmie, se vogliamo, una cosa particolare, ma alcune cose esistono. Sono terrorizzato dall'ipotizzare un paziente con la difterite tra qualche anno, perché non vaccini, perché siamo più furbi di altri, però poi lo vedremo. Casi di polio che di tanto in tanto qua e là saltano fuori. Io un caso di polio da virus vaccino l'ho visto, uno. L'unico che ha fatto la diagnosi era il professor Terragna, perché è l'unico che li aveva visti. Tutti gli altri professori e colleghi di cui ho la massima stima professionale, che mi hanno insegnato molto, non li ho visti nessuno. Allora, io arrivo in fondo a questo sproloquio per dire, sul versante comunicativo credo che si dovrà essere, ripeto, un po' più brutale. Signore, le cose sono fatte così, il paziente è questo, si diventa a questo modo. Il rischio c'è, non è zero. Il vaccino è sicuro, perché non farlo? Datemi una ragione sensata, non perché c'è il grande fratello che ci osserva, ci mettono il 5G, infatti io dicevo che dopo che ho fatto il vaccino per il coronavirus vedevo meglio Netflix senza pagare l'abbonamento, perché mi ha aiutato da questo, quello che mi hanno iniettato. E questo è un aspetto. Secondo aspetto che è collegato a questo è quello al decisore politico: fate di questi conti, perché oggi spendi 100, domani hai risparmiato 150, quindi si chiama investimento, e sul versante universitario, anche se vacciniamo, non dimentichiamoci di spiegare agli studenti, ai futuri colleghi, che queste cose potrebbero essere viste, e quindi manteniamo alto il livello di attenzione, almeno finché non saremo vaccinati tutti. Quindi, essendo un serbatoio umano, la cosa dovrebbe scomparire, come del resto abbiamo dimostrato che può succedere, per esempio. Grazie. Chiederei a Conforti di... No, questa è la posizione hard, poco politically correct, ricordava, risente anche, posso dirlo, del fatto che lei sta nel punto dove si osserva il fallimento di tutta la catena, quindi c'è anche, immagino, una sensazione di rabbia rispetto a cosa, perché di fronte al fallimento è evidente le risposte. Mi perdoni, spesso purtroppo, questo vale per tutti i colleghi, da parte del genitore che subisce una cosa di questo genere, poi bisogna fare attenzione anche all'evento emotivo, la colpa è tua perché non l'hai salvato. Avete parlato di un 15-20% di mortalità, sappiate che la mortalità per sepsi batterica nel bambino oncologico senza granulociti neutrofili è del 9%, quindi è metà di quella della sepsi da meningococco, in uno che non è in grado di difendersi. Allora,
ti puoi difendere. Non l'hai voluto fare ed è colpa mia. È chiaro che in quel momento, cioè, non posso dire, aggredirlo questo genitore, ma dal mio punto di vista fa rabbia. Sì, infatti è l'effetto distorsivo legato proprio alla posizione. Mentre invece la pediatria, oggi si direbbe siete gli influencer più importanti sulla vaccinazione, quindi un ruolo importante. Devo dire a questo punto metterei anche oggi, non c'è qualche collega della medicina generale, perché anche la medicina generale ha i suoi compiti, il suo, potrebbe dare tranquillamente il suo contributo. Anche qui tutte le regioni sono diverse, no? Comportamenti diversi sia con il pediatra che con la medicina generale. Lei era nel tavolo nazionale, quindi ha sicuramente una vista molto più larga, piena e comprensiva di tante realtà. Forse la professoressa D'Ascoli voleva intervenire, che ha alzato la mano sull'intervento di prima. Le diamo la parola. Sì, ecco. Prego, signora Mirelle. L'audio. Grazie. Volevo rispondere al dottore precedente. Cioè, ok, i sanitari non hanno mai visto da vicino la malattia perché ci sono pochi casi, perché sono giovani. Ok, però ascoltare con più attenzione i genitori. Io mi sono recata in ospedale e ho detto che mio figlio aveva avuto una crisi epilettica. Sa che cosa mi hanno risposto? Lei che lavoro fa? È medico? Ho detto no, sono un avvocato. E allora non sa cos'è una crisi epilettica? Mi perdoni? No, mi dispiace. Questo non deve accadere. Assolutamente non deve accadere. Perché mio figlio poteva salvarsi. Assolutamente, mi sono espresso male. Mi dispiace, però il genitore conosce il proprio figlio. Se io lo porto in un ospedale e dico mio figlio non sta bene, non è che tu gli misuri la temperatura e dici no, sei semplicemente una folle, è la tua prima esperienza con il genitore. Questo non l'accetto dai medici e da altri operatori, non lo accetto. Perché così sono venute meno tanti bambini, cioè tante vite umane. Il nostro comitato, la maggior parte è andata così. Tornati a casa, nel tragitto per casa, alcune mie amiche di comitato, così amiamo definirci, purtroppo hanno visto morire i loro figli in auto, dal tragitto dall'ospedale in casa. Questo no. Mi scusi. Abbia pazienza, e chiaramente mi sono espresso male. Però no, assolutamente. Mi sono espresso male, spiego perché mi sono espresso, perché penso di essermi espresso male. Intanto perché quelli che sono stati i miei maestri di medicina, che ho citato, anzi, in questo caso mi ha espresso per la professoressa Giacchino, diceva che una mamma falsetta deve essere sempre ascoltata perché lei conosce suo figlio. Quindi a me è stato insegnato questo. Ma senza voler parlare male di nessuno, perché sbaglia chi non fa, figuriamoci, per carità. Però il mio dire, dobbiamo noi insegnare ai giovani, è anche questo che sta dicendo lei. Cioè, non mi hai mai visto, ma sappi che se una mamma ti viene a dire guarda che questo ha smesso di mangiare e fino a un'ora fa mangiava come un lupo, non avrà niente in questo momento, ma sta a guardare mezz'ora di più. Il meningococco, il bambino con la febbre, quando i giovani mi vengono a dire ma c'è la febbre, vedi le macchie della meningococcemia che ti si aprono davanti a vista d'occhio. Parti da una testa di spillo e vedi un lago che ti si forma davanti. Questo lo dobbiamo dire ai giovani, perché non ne vediamo più. Ribadisco, per fortuna, sia ben chiaro, non solo a dire dobbiamo avere le malattie perché così insegniamo, ci mancherebbe ben altro. Quello che sta dicendo lei è molto vero, ma se vogliamo trovare una, chiamiamola una colpa da parte nostra, è che non lo insegniamo abbastanza. Comunque un errore da parte di chi insegna c'è,
e questo lo dobbiamo imparare. Io ai giovani devo dire, guarda, è una malattia che vedi poco, è una malattia che se siamo fortunati la vedrai sempre meno, ma di fronte a un bambino con la febbre eccetera, se la mamma ti dice così, fatti venire dei dubbi. Non troverai niente, l'hai rivoltato come un calzino, non hai trovato niente, è possibile. Ma se c'è qualcosa, non è impossibile, ma è difficile che se lo rivolti come un calzino non trovi niente. Perché la medicina non è il 100% controllo. Però se ti fai venire i dubbi e vai a cercare, spesso trovi. Era questo che volevo dire prima, per cui noi dobbiamo insistere sui giovani, anche se sono malattie che loro, per loro fortuna, non vedranno. A me la moglie è rimasta impressa perché ne ho visto una, ma per come me l'ha raccontata chi l'ha vista? Non è, quella che vado a raccontare ai giovani, dico, guardate, io ho visto uno, voi non lo vedrete mai, ma se avrete un bambino così, così e cos'ha, fatevi venire questo dubbio. Questo. Poi sul resto ci mancherebbe altro, se non sono d'accordo con lei. Si immagina. Dottor Conforti. Scusa, Giorgio. La pediatra, che ha detto tante cose. Vorrei spezzare una lancia a favore dei medici dei pronti soccorsi, perché il medico del pronto soccorso, di un reparto d'urgenza, quel bambino non lo conosce, non conosce la sua famiglia, il pediatra di famiglia lo conosce, quindi onori e oneri a noi, perché in effetti una telefonata che fa una mamma a noi, che conosciamo magari il bambino e la famiglia da qualche anno, suona diverso rispetto all'accesso per un'urgenza, un pronto soccorso magari operato da altre urgenze o finte urgenze. Allora, qui si sta facendo quello che mi piace molto, che è la medicina narrativa, fatta un po' di petto e un po', diciamo, emozionale, però ormai la medicina narrativa, c'è anche una società italiana che si occupa di medicina narrativa, è il giusto complemento di quella medicina basata sulle evidenze, giustamente basata sulle evidenze, magari il 30% di quello che facciamo è BN, il resto meno. Però se non completiamo le medicine basate sull'evidenza con la medicina narrativa, e non solo la narrazione dei pazienti, ma anche la narrazione dell'esperienza dei medici, qua sono venute fuori molto bene. Questo fa parte del percorso di cura, non lo dico io, è razionale della società anche italiana di medicina narrativa, che è bene che noi medici cerchiamo nel nostro percorso di formazione, arrivo a questo, implementiamo maggiormente. Sicuramente la comunicazione, noi come Finto abbiamo fatto tanto, soprattutto partendo dalle vaccinazioni e dalle obiezioni dei genitori alle vaccinazioni, per approfondire quella capacità di ascolto. La statistica americana dice che dopo 35 secondi che un paziente parla a un medico negli Stati Uniti, qui non credo sarebbe molto diverso, lo interrompe perché ha già sentito abbastanza, deve dire la sua. Ecco, questo aspetto dell'ascolto, di entrare nell'empatia, ci sono dei percorsi formativi anche sul sito nostro nazionale, che parte proprio dalle vaccinazioni, e l'ambizione è quello che se un pediatra ascolta e ha uno suo stile comunicativo, quello della collega, del dottor Castagnola, che è stato poco politicamente corretto, è uno stile, ci possono essere altri stili, bene che ci guardiamo ogni tanto noi allo specchio, perché quando parliamo ai genitori, come parliamo, scommetto che se parliamo a un genitore il venerdì pomeriggio già parliamo diversamente rispetto a un mercoledì pomeriggio, è inevitabile prendere coscienza. E questo è quello che abbiamo fatto come formazione ai colleghi. E poi ovviamente i numeri. Io uso spesso, in qualche convegno l'ho fatto, questo dato. In America, fascia di età 5-11 anni, si parla del vaccino anti-Covid, fascia di età che è stato autorizzato a dicembre dell'anno scorso, fascia di età 5-11 anni, morivano per meningite da meningococco acido più Y 8 bambini all'anno prima della disponibilità della vaccinazione. Stessa fascia d'età, 66 bambini per Covid, 5-11 anni. Quindi mi servono i numeri, infatti il dottore di sanità qualche giorno fa ha detto "Gino, date qualche numero". Questo è un numero, 8 morti all'anno prima della disponibilità del vaccino, 66 da Covid. Allora non vacciniamo più per meningococco? E questo certamente no. In medicina, in pediatria si parla delle malattie orfane, no? Malattie molto rare, per cui credo che esista una legge anche nazionale che abbia imposto alle aziende che fanno sperimentazione sui farmaci comunque di fare ricerca di sperimentazione anche sui farmaci per l'età pediatrica per le malattie rare, perché altrimenti un bambino con malattia rara non ha degno, è orfano, sì, perché non ha una sua terapia.
Ora, la meningite meningococca è una malattia rara, ma è orfana? No, non è orfana, perché abbiamo visto che c'è un farmaco assolutamente efficace e sicuro. E allora questo va detto prima ai medici e poi va detto ai genitori. E l'onestà di comunicazione è un argomento fondamentale, mi riallaccio a quello che ho detto io. Allora, la difterite, io devo convincere il genitore a fare un vaccino per la difterite. Io non ho mai visto la difterite. Ho letto che sono morti due bambini in Europa nel 99 per non vaccinati. 99, no, scusa, 2019, sbagliarci il secolo. Allora, io dico così, io non ho la malattia, cos'è la difterite? Sa cos'è la difterite? No, non sa, nessuno sa cos'è la difterite. Però essere onesti a dire, allora, se c'è un bambino con la difterite, ci sono. Che arrivano in ospedale, magari, ma non un ospedale di testo di livello. Gli ospedali fanno la tossina. Cioè, a parte il medico che riesca a riconoscerlo, quanto tempo perde un medico formato, anche perché un medico anziano l'ha informato, guarda che può capitare di una difterite, ma prima che lo diagnostichi, prima che abbia la tossina, ammesso che ce l'abbia, quanto tempo passa? Ti do questa notizia. Il caso di difterite, alcuni anni fa, che avevano avuto in Spagna, avevano trovato praticamente l'ultima dose rimasta di antitossina difterica in un ex, in un magazzino della ex Jugoslavia. Non ce n'era in Europa. Ecco appunto, allora queste cose dirle ai genitori colpisce. Colpisce perché mette l'onestà assistenziale di fronte a una raccomandazione vaccinale. C'è il vaccino, diventerà difficile se suo figlio, che può essere preso da questa malattia, curarlo, lo vaccini. Serve perché è la realtà. Sembra che sia un buco assistenziale, ma come? L'ospedale di Lavagna di pediatria non ha la tossina difterica. Cosa vuoi pretendere? Allora, comunicare le cose vere, e questo serve assolutamente. Ultima cosa, perché poi prendo troppo il telefono, non è un farmaco, la meningite non è un farmaco orfano, una malattia orfana, ce l'abbiamo, perché non si vaccinano. Ma non è vero che non si vaccinano, cioè, le coperture, basta saperle fare bene, ci sono. Per il Covid, non si sono vaccinati i bambini 5-11 anni, motivi per cui i casi sono più bassi delle altre fasce d'età, non le stiamo a dire. Allora, solo la Spagna ne ha vaccinati più che noi, la Francia ne ha vaccinati quasi nessuno, in Inghilterra ne parliamo, la Germania meno di noi, gli Stati Uniti meno di noi. Quindi anche questi numeri hanno una razza, bisogna saperli dire. L'ultima cosa che non sono segnato, ecco, dobbiamo preparare la seduta delle vaccinazioni dell'adolescente. Ci sarà il vaccino pentavalente prima o poi, 2-3 anni, non so quando ci verrà, taglierà tante teste al toro. Queste cose si formano prima, i colleghi vanno formati prima. L'esempio abbiamo avuto sul primo cocco, ricordate, è arrivato nel 2001, nel 2003 la Liguria è partita come prima regione, sul punto di 2 anni, è schizzata le stelle, perché abbiamo fatto formazione, abbiamo fatto un ECM, un job. Quindi bisogna lavorarci adesso sulla vaccinazione antimeningococca. Bisogna mettere il pagamento, il ticket, mettete il pagamento. I genitori lo accettano, soprattutto lo fanno dal pediatra. Finisco. L'organizzazione vaccinale l'ha detto lei o lui. I soggetti a rischio. Dove si vaccinano? In ospedale. Perché si vaccinano in ospedale? Perché il soggetto a rischio facilmente va in ospedale ogni tanto e approfittano per vaccinarlo. Dove vanno i bambini? E i bambini vanno dal pediatra, bisogna vaccinare dal pediatra. L'esempio toscano è evidente e quindi lavoriamo su questo, i colleghi di Aliso lo sanno perfettamente, che rompiamo su. Infatti, era la domanda che le volevo fare, ho detto. È un assist. No, è una domanda importante, perché poi, siccome non ho detto che non si vaccina quanto si dovrebbe vaccinare, perché c'è lo standard, i numeri ci sono, se poi c'è una sottonotifica, non lo so, una sotto... questo non dubito, però il problema è che siccome siamo chi più chi meno sempre a rosicare qualche vaccinazione per raggiungere quell'obiettivo, allora tutte le variabili credo debbano essere prese in considerazione, dalla sensibilizzazione all'accessibilità agli ambulatori, alla prossimità, tutto quello che si vuole. Infatti, proprio per questo, sapendo qui in Regione Liguria ci sono anche situazioni diversificate, Ponente e Levante si occupano in un certo modo e il Genova, per questioni anche logistiche, rete territoriali, di facilità di accesso, eccetera, una cosa certa è che va di moda, no? Questa storia,
all in one, cioè tutto in una volta solo, one single shot, pit stop, eccetera, ti vedo, ti convinco, ti sensibilizzo, ti faccio la vaccinazione. Lì non c'è la perdita del tempo, ci ripensano. Nella letteratura, se non sbaglio, anche nel lavoro di Health Technology Assessment e nell'ultima parte, quella sulla comunicazione, eccetera, si parla di questa vaccina hesitancy, cioè di questa esitazione, ci ripensano, non sono i Novax, sono quelli che non si decidono, hanno bisogno di prendere tempo e così via, ma anche quelli influenza. Questo modello che vede il pediatra più attivo anche nella cosa, infatti la domanda è la risolta accorciare la filiera. Io dico sempre, le acciughe se le compri dal peschereccio sono più buone che se non vai in pescheria due giorni dopo a Milano, che magari sono arrivate congelate. Accorciare la filiera, ma tanto a Milano c'hanno il sushi. Il piatto tipico. Allora, è proprio su questo, e quindi sull'organizzazione, chiedo il parere ai tre colleghi del... Arrivederci. Il dottor Castagnola, per gli altri colleghi che ci seguono, ci sta lasciando per impegni all'ospedale. E quindi alla dottoressa Frumento proprio, e alle altre colleghe Pisso e Sticchi, proprio per parlare anche di questi aspetti più organizzativi, perché l'obiettivo sappiamo qual è. Quindi le vaccinazioni e vaccinare tutta la nostra popolazione. Perché c'è una sola cosa che ci dice se si sta andando bene oppure no, ed è quello. E l'abbiamo vissuta, come dicevamo anche prima, e mi rilascio anche all'ultima slide della professoressa Panatto. Dobbiamo imparare quello che abbiamo vissuto con la straordinaria campagna vaccinale Covid. Mettere in campo tutte le risorse ha fatto sì di raggiungere grandi risultati, e quello che abbiamo imparato dal Covid è anche il fatto che abbiamo vissuto sulle nostre spalle e tutta la popolazione la potenza di una malattia infettiva senza l'arma di prevenzione, che era la vaccinazione. Nel momento in cui abbiamo iniziato a vaccinare su larga scala, effettivamente abbiamo avuto un travolgimento del trend dei decessi. Quindi il vaccino è stato veramente l'arma vincente, e questo dobbiamo trasmetterlo per tutte le vaccinazioni previste da Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, in particolare, come appunto, di quello che stiamo parlando oggi, la vaccinazione anti meningococcica, che è vero che abbiamo decisamente meno casi rispetto al SARS-CoV-2, ma sicuramente abbiamo visto le sequele e i decessi che sono veramente altissimi. Come medico di sanità pubblica e quindi come dipartimento di prevenzione, io penso che abbiamo un po' quel ruolo di ponte tra il territorio e l'ospedale, per far sì che si possa evitare quello che si diceva prima, che il dottor Castagnola e tutte le malattie infettive, tutti i colleghi ospedalieri vedano i casi di meningite e in qualche modo, purtroppo, magari anche non riconosciuti, non si riesca ad intervenire in tempo, e facilitare il lavoro dei colleghi sul territorio, quindi i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale. Quindi io vedo un po' il nostro ruolo veramente come ponte tra il sistema sanitario e il sociosanitario, no? E su questo dobbiamo veramente lavorare. Sfruttare, diciamo, favorire l'accesso alla vaccinazione. Io vivo a Ponente, quindi non vivo la realtà metropolitana genovese, che, come diceva appunto Giorgio, è sicuramente una realtà un po' diversa dalle nostre. Voi vaccinate molto di più. Noi abbiamo visto che, ad esempio, la vaccinazione anti-influenzale negli ultimi 2 anni, fatta dal pediatra di libera scelta dalla nostra ASL, sicuramente ha avuto un incremento importante dei numeri. E la vaccinazione Covid per la popolazione pediatrica è stata svolta dentro i nostri hub dai pediatri di libera scelta, che si sono fatti veramente i promotori in prima linea, perché comunque la famiglia ha fiducia. Io come medico di sanità pubblica posso veramente dare il massimo quando parlo con un genitore, ma non mi conosce, quindi sicuramente loro sono il loro punto di riferimento. Sfruttare le potenzialità dei grandi hub vaccinali
anche per vaccinazioni non SARS-CoV-2. Ne esco dalla settimana scorsa da una giornata di Open per la vaccinazione antipneumococcica dell'adulto che abbiamo organizzato presso la nostra ASL. Ha avuto un successo straordinario. In autunno abbiamo messo già in campo giornate proprio per la vaccinazione dell'adolescente, dove andremo ad offrire a tutti i nostri ragazzi un accesso diretto in una giornata a loro dedicata presso un grande hub vaccinale, la vaccinazione antimeningococcica. Portare le vaccinazioni in setting diversi dall'ambulatorio di igiene e sanità pubblica e appunto, come diceva la professoressa Panatto, il setting scolastico, dove sicuramente possiamo in qualche modo andare a fare formazione e perché no, in realtà voglio dire che l'hanno già provata, se si arrivasse a vaccinare a scuola probabilmente avremmo una maggiore facilità, dovremmo acquisire, fare formazione alle famiglie, fare formazione ai docenti e anche noi un po' sulla scia dell'esperienza dell'istituto stiamo appunto nei primi mesi del 2022, abbiamo parlato di vaccinazione a scuola e speriamo di poterci andare a vaccinare. È un ritorno al passato? Non penso, io lo ricordo molto vagamente le vaccinazioni a scuola perché sono un pochino più giovane dei colleghi che mi hanno preceduto, però sicuramente in questo momento dove i genitori lavorano tutte e due, dove molto spesso ci viene detto ma io non riesco a portarlo perché lavoro, quindi non lo vaccino, lo rimando, se io arrivassi a portare il vaccino a scuola dove magari acquisisco il consenso prima, quindi non richiedo fisicamente la presenza del genitore, probabilmente su una classe di 20 bambini potrei vaccinarne 18, magari due Novax convinti potrei trovarli anche lì, ma sicuramente quindi provare a essere un po' questo ponte per evitare appunto quelle discussioni come si facevano prima, perché poi il dottor Cascagnola non avrebbe i casi clinici, quindi lascio la parola. Grazie, allora sullo stesso argomento alla dottoressa Pupizzo. Qui siamo in fase di elaborazione di tante proposte, di coinvolgimento di partner per professionali. Forse per essere un po' più chiara così, ho preparato alcune slide che rappresentano un po' la nostra organizzazione e quello che facciamo in ASL 3, che ahimè è una delle ASL più grandi in Italia. Grazie. Sì, mi hai aiutato un attimo. Sì, certo. Quanti abitanti è? 700.000 abitanti. E ogni coorte, diciamo, di nascita su cui noi agiamo come sanità pubblica è circa 5.000 nuovi nati anno. Poi vabbè, se parliamo delle coorti dell'anziano, altre epoche avevamo 8-9 mila nati anno, quindi diverso se parliamo delle vaccinazioni dei giovani rispetto alla vaccinazione dell'anziano. La nostra attività, come immagino quella dei colleghi, è guidata innanzitutto dagli aspetti normativi. Noi dal 2005 in Liguria trattiamo, diciamo, di meningococco perché è stato quello il primo momento in cui ci è stata data la possibilità di vaccinare. Non so se mi sentite, mi sentite? Funziona il microfono, Emanuele. Sì, sì, se no può. Se arrivo può anche provare a parlare da questo, per semplificato. Sì. Grazie. Dicevo, se no, se vuole sedere qui e parlare lì. Ah, oh, grazie. È una tavola rotonda molto flessibile. Sì, quindi. Sì. Ok, grazie. E, appunto dal 2005 abbiamo la possibilità della vaccinazione verso il meningococco C e nel 2014 abbiamo avuto una norma regionale che ci ha introdotto tra i primi in Italia la vaccinazione verso meningococco B. E successivamente in applicazione al piano nazionale abbiamo avuto la possibilità di vaccinare l'adolescente col meningococco quadrivalente. E, considerando comunque che avevamo un piano nazionale che ci portava e ci indicava molto importante la vaccinazione dei soggetti a rischio. Non mi dilungo perché questi aspetti sono già stati trattati dai colleghi in precedenza, con obiettivi di copertura importanti perché l'obiettivo di copertura nella fascia dell'adolescenza è del 95%, così pure per quanto riguarda il meningococco B nei nuovi nati intorno al 95%.
E devo dire, poi mostrerò un attimo i dati di ASL 3, siamo abbastanza lontani da questi target purtroppo. La delibera di regionale uscita proprio nel gennaio 2020, un po' sull'onda di quello che era accaduto, che stava accadendo in Toscana e anche nella nostra realtà, perché anche nella realtà genovese abbiamo avuto nel giro di pochi mesi 5 casi di meningite, tra l'altro letali. Tutto questo ci ha portato a livello regionale ad una proposta che era mirata a implementare le coperture verso meningococco, in particolare nell'adolescenza, andando a recuperare tutti quelli, questo era l'obiettivo, che non avevano avuto occasione di diciamo accedere alla protezione verso meningite. Tutto questo a cui noi ci stavamo preparando a lavorare è stato poi travolto dal Covid. Anche le risorse dedicate che ci ha data l'opportunità di andare a recuperare non c'è stato possibile acquisirle, perché ogni risorsa di ordine sanitario a partire appunto dal febbraio 2020 è stata dirottata sul Covid. Gli eventi appunto mediatici sicuramente hanno comunque spinto in quel breve periodo molte persone ad accedere presso i nostri ambulatori e hanno incrementato la nostra attività con notevoli difficoltà legate purtroppo, devo dire, alla logistica, perché ripeto, il territorio di ASL 3 genovese è vasto e difficile da raggiungere. ASL 3 o comunque la sanità pubblica come cerca di tenere il passo in questi casi, dando tanto aggiornamenti a chi fa attività ambulatoriale, perché noi come diciamo responsabili di struttura abbiamo questo dovere di andare a dare delle direttive precise e delle informative a chi opera negli ambulatori vaccinali. In quel momento era importante informare i colleghi che, essendo in atto questo fenomeno diciamo di epidemiologico di incremento di casi, era importante che ogni occasione vaccinale diventasse possibilità per utente, per l'assistito che accedeva ai nostri ambulatori ad essere vaccinato. Quindi l'ambulatorio era un momento di informazione, formazione anche per il genitore che accedeva, per l'adolescente che accedeva, dicendo: hai questa possibilità, è importante vaccinarsi verso meningite. Devo dire che l'onda mediatica di quel momento ci ha aiutato tantissimo, perché addirittura istituendo degli ambulatori straordinari appunto dedicati alla vaccinazione verso meningococco abbiamo avuto un accesso di pubblico veramente notevole. In questa slide presento i dati di seduta relativi ai 3 vaccini che si gestivano appunto in quel momento, il meningo quadrivalente, il meningo C e il meningo B. Nella prima parte del grafico vediamo che diciamo il numero degli accessi nell'anno 2018, cioè dal 2000, stesso periodo, dicembre 2018, marzo 2019, avevano toccato ad esempio, se parliamo per meningococco C, un numero 5.000 accessi. Lo stesso meningococco C, visto negli accessi dell'anno successivo, quello che sentiva dell'onda mediatica e delle indicazioni regionali, dicembre 2019, marzo 2020, ci ha portato a vaccinare addirittura, a fare addirittura 7.000 sedute meningococco C e anche oltre, cioè quasi 4.000 per quanto riguarda il quadrivalente e 2.000-2.005 per quanto riguarda il meningococco B. Questo cos'è? Un po' il segno che la sensibilizzazione porta da una parte noi che siamo operatori della sanità ad allestire anche in emergenza, devo dire, degli ambulatori aggiuntivi. Noi in quel periodo, oltre a lavorare con degli ambulatori straordinari durante la settimana, lavoravamo anche al sabato e la domenica per consentire gli accessi della popolazione. E dall'altra il fatto del fenomeno mediatico e della criticità, diciamo, della situazione portava nei genitori
la conoscenza, la coscienza dell'importanza di vaccinare. Questi due elementi messi assieme dovrebbero, a mio avviso, poter essere traslati nella realtà ordinaria, cioè un'informazione e formazione con l'aiuto chiaramente dei medici di base, perché come dicevano prima i colleghi è il medico curante, quello che arriva primo al cuore della persona, ma anche, devo dire, noi medici di sanità pubblica attraverso incontri, formazione, diciamo informazione anche attraverso la scuola, possiamo arrivare appunto a sensibilizzare la popolazione. La sanità pubblica deve essere rinforzata in maniera tale da poter creare quella situazione che abbiamo creato in emergenza, renderla, diciamo, quasi ordinaria. Questo, diciamo, in un mondo ideale. Ultima cosa, diciamo, che ci sta un po' così muovendo per quanto riguarda la protezione verso le meningiti è il fatto che la Commissione regionale vaccini di recente si sia riunita, e qui ci sono molti colleghi che hanno partecipato, con l'idea e la prospettiva di incrementare e migliorare la qualità dell'offerta verso meningococco, tanto introducendo la vaccinazione nel secondo anno di vita, direi finalmente, del vaccino quadrivalente. Vedremo poi nei dati che presento, noi è da tanto che vacciniamo nel secondo anno di vita con anche dando la possibilità di meningococco quadrivalente, però il fatto che sia in regime di copagamento chiaramente scoraggia diciamo la famiglia, quindi molto importante che si arrivi in via definitiva a questo tipo di offerta attiva e gratuita. E poi la prospettiva, diciamo, di vaccinare l'adolescente, anche questa condivisa, purtroppo non ancora operativa, come abbiamo detto prima, un po' in attesa del nuovo piano regionale, cioè il piano nazionale di vaccinale, sperando che sia, diciamo, a breve slatentizzata questa cosa, perché vaccinare, oltre che per meningococco quadrivalente, anche verso B, completerebbe un lavoro che stiamo, diciamo, portando avanti da anni. Una cosa secondo me importante per i servizi di sanità pubblica è dare, come dire, coscienza e voce anche alla vaccinazione dei rischi. Queste slide che vi presento sono un po' la nostra, diciamo, condizione. La mia collega, la dottoressa Jakubovic, che è qua presente in particolare, è quella che all'interno del nostro gruppo segue, diciamo, la vaccinazione delle situazioni un po' difficili. E purtroppo c'è da dire questo. I soggetti a rischio che arrivano nei nostri ambulatori di sanità pubblica solitamente vengono inviati dai reparti, ovviamente, che seguono il caso. E quindi aggiungo che veramente l'ideale per seguire questo tipo di paziente sarebbe quello che avevamo iniziato anche questo prima del Covid, ma anche su questo il Covid ha dato, come dire, un po' una mazzata, cioè la vaccinazione in ambiente ospedaliero. È una realtà che è attiva in ASL 3 Genovese presso i Gaslini, ora il dottor Castagnolo è andato via, però ormai è da anni che noi collaboriamo con loro e forniamo vaccino, hanno accesso ad anagrafe vaccinale e i loro pazienti in condizione di rischio vengono direttamente da loro vaccinati nell'ambito di un accordo ASL ospedale che è stato pienamente ratificato. Lo stesso tipo di organizzazione l'avevamo sull'ospedale Villa Scassi, collaboriamo anche con l'ospedale San Martino, dove c'è al padiglione 3 la vaccinazione del soggetto a rischio. Diciamo che però questo tipo di attività andrebbe sicuramente implementata, perché questa è la via migliore sicuramente per lavorare sul soggetto a rischio. Solitamente si rivolgono a noi, ambulatori di sanità pubblica, soggetti che sono trapiantati oppure soggetti oncologici o con patologie autoimmuni, però non sono solo questi i soggetti in condizione di rischio. Quindi sarebbe importante che proprio
perché è utilissimo e fondamentale che proprio i soggetti in condizioni di rischio vengano vaccinati, che per questo tipo di attività si incrementassero le collaborazioni tra la sanità pubblica, i medici curanti, i reparti ospedalieri, come ho detto, è una cosa che era in divenire prima del Covid, si è un po' arrestata, ma dovrebbe diciamo essere implementata, e sicuramente importante anche una conoscenza fatta di informazione e di formazione. Una nota che abbiamo condiviso appunto con la dottoressa Jakubowicz è che molto spesso quando noi ci troviamo di fronte al paziente a rischio che ci chiede di essere vaccinato, la vaccinazione antimeningococcica non è tra le prime che viene suggerita dagli specialisti, mentre invece sarebbe importante che questo accadesse. E in buona sostanza la risoluzione, come dicevo, è la collaborazione tra più figure professionali per arrivare a raggiungere questo gruppo. Noi come sanità pubblica sul territorio di ASL 3 ci mettiamo, come dire, in gioco e a disposizione degli utenti e dei colleghi attraverso una mail dedicata e un numero di telefono attraverso il quale l'assistito ci può contattare quotidianamente. Questo lavoro, diciamo, fatto nell'arco degli anni attraverso, chiaramente le normative, come dicevo, l'organizzazione degli ambulatori su un territorio così ampio, comunque sono tanti, 11, quindi è molto importante anche dove andiamo a vaccinare, ha portato questo risultato. Noi questi li abbiamo presentati come dati rilevazione di copertura ASL 3, nell'ultima rilevazione, quella del 2021. E come si vede, diciamo, la fetta di popolazione protetta verso meningococco coniugato nella prima parte della slide, vediamo i 24 mesi, è intorno al 67% con la vaccinazione verso meningococco. Una certa quota è fatta di persone che hanno comunque aderito alla vaccinazione col quadrivalente. Quindi per un totale di 80, cioè siamo sotto il 90% in poche parole. E il meningococco B, che dal 2015, cioè dai nati del 2015 viene appunto proposto, ha avuto una discreta compliance nei primi anni, attualmente si è assestato intorno all'80% di copertura. E nella parte successiva ci sono gli aggiornamenti ai 36 mesi per quanto riguarda la fascia d'età dei piccoli, che ci dimostrano che spesso ci sono dei ritardi nelle vaccinazioni, per cui nell'anno successivo si arriva leggermente a migliorare il dato. Negli adolescenti, qui nell'ultima rilevazione abbiamo analizzato le cohorti del 2005 e del 2003, vediamo come la copertura di riferita a meningococco C sia intorno all'80% nei soggetti coorte 2005 e al 53% nei soggetti coorte 2003. Tuttavia consideriamo anche che c'è una discreta fetta di popolazione che viene coperta col meningococco quadrivalente, che sicuramente in questa fascia d'età è il vaccino più indicato. Ok, grazie. Scusate lo prologo, sì. Ma voleva essere un po' un inquadramento di tutto quello che si è fatto e si fa. No, una bellissima esperienza, soprattutto anche sull'aspetto un pochino sempre negletto della fascia di rischio, in cui ho visto che avete lavorato veramente tanto, e che può rappresentare un utile anche strumento per gli altri, condividere queste esperienze, l'organizzazione. Mi sembra però in Liguria, lo ricordava prima il collega, c'è l'idea del centro ospedaliero come punto di riferimento per i pazienti a rischio, anche se poi giustamente l'ospedale in ambulatorio per esempio ospedale. Sì. No, lo ricordava prima. Sì, nel senso che può essere anche tra l'altro uno strumento per accrescere anche la formazione dei specialisti, perché se
utilizzare effettivamente l'opportunità di vaccinazione in particolare soggetti a rischio. Grazie. Voleva Certo. Sì, la dottoressa Jakubowicz collabora con me e, come dicevo, è quella che più segue sul territorio, tra virgolette, le situazioni difficili e quindi i rischi in particolare. Per cui, se il consenso è d'accordo, penso che è una discussione. Certo. Grazie. Praticamente volevo solo aggiungere alcuni elementi. Occupandomi del rifiuto vaccinale dei soggetti ad elevato rischio, a livello quotidiano affronto praticamente due atteggiamenti completamente opposti verso la vaccinazione antimicrobica. Da un lato il rifiuto totale, dall'altro un'aspettativa elevatissima nella speranza di conservare il più possibile la propria salute. Per quanto concerne i genitori che rifiutano la vaccinazione antimicrobica, quello che spicca, al di là della salute assenza della consapevolezza dell'infermità della malattia sulla quale si lavora durante i colloqui, ignorano completamente che con il proprio rifiuto ledono il diritto fondamentale del minore alla salute. Proprio per questa, e questo io considero molto grave, perché i genitori si sentono molto più gravati dal consenso e non si sentono quasi mai gravati dal dissenso. Proprio per questo io ho apprezzato molto l'iniziativa della dottoressa D'Ascoli, che se ho capito bene è anche un avvocato, perché secondo me questa lacuna va colmata. I genitori devono essere consapevoli che rifiutando le vaccinazioni ledono un diritto prezioso che lo Stato italiano garantisce a tutti i giovani. Per quanto concerne i soggetti ad alto rischio, come ha già fatto vedere la dottoressa Opisso, la vaccinazione antimicrobica, purtroppo, quello che posso constatare dalla mia esperienza, è la grande assente per quanto concerne i soggetti a rischio. Cioè quasi esclusivamente viene raccomandata ai soggetti in trattamento immunosoppressivo, mentre gli altri solitamente ripeschiamo perché si rivolgono a noi per chiedere informazioni sulla vaccinazione antipneumococcica o antizoste. E quindi lì bisogna impegnarsi un po' per promuovere questa consapevolezza che anche altre categorie sono a rischio, anche perché, se non sbaglio, nei soggetti anziani la malattia meningococcica si manifesta maggiormente con i quadri di poliomielite. Quindi possiamo avere tutta una quantità di casi sommersi e quando ho guardato i tassi di incidenza, questo picco fra i molto giovani, questo aumento così in sordina fra gli ultra settantenni, mi ha fatto pensare molto alle incidenze che abbiamo visto prima dell'introduzione della vaccinazione antipneumococcica. E quindi vaccinando intensamente i nostri molto giovani abbiamo avuto anche i cali a livello dell'età avanzata. Non so, è un pensiero, non so se è condiviso. Grazie. Grazie. Certo. Il dissenso non te lo fio. L'altra cosa... No, il dissenso in realtà dovrebbe essere firmato, anzi, più del consenso. Mentre invece sul meningococco, secondo te, siccome su 20 bambini che vanno a fare l'esavalente, uno non fa il meningococco, influenza il fatto che non è obbligatorio nella testa? Sì, secondo me sì. Secondo me sì. È una delle motivazioni perché il meningococco lo vaccino meno dell'esavalente, cioè in realtà è quella. Cioè, non te lo dico, ma tanto non è obbligatorio. Ma secondo me, allora, io occupandomi del rifiuto vaccinale, io non credo molto nella coercizione. Secondo me l'educazione sanitaria, la consapevolezza fa molto di più rispetto alla coercizione formale. Quindi magari potrebbe essere percepita come meno importante, ma non credo molto in questo approccio, mi dispiace. La motivazione. Secondo me, infatti, la motivazione non ha nulla a che vedere con l'obbligo.
Secondo me svia l'attenzione dei genitori da quello che è veramente importante, perché anche la vaccinazione antipapillomavirus non è obbligatoria, però dove viene coltivata la consapevolezza, per esempio, vale moltissimo, pesa moltissimo la testimonianza, per esempio una testimonianza come quella della dottoressa D'Ascoli, che è estremamente preziosa. Qualcuno che ha vissuto la tragedia. Sì, certo. E quello che ricordava, la medicina della riva fa parte integrante di l'esperienza toscana, comunque anche noi poi abbiamo vissuto come coda, chiaro. Infatti, quel periodo lì, Savona, che comunque è dall'altra parte, certo, della regione, abbiamo fatto tantissime vaccinazioni, visto, anche meningococciche, anche in regime di copagamento, quindi a carico dove viene della famiglia, proprio perché la paura era talmente tanta che in quegli anni avessimo avuto vaccini. Insomma, per muoverci abbiamo bisogno di essere impauriti, questo l'abbiamo capito. Ti rendi conto di quanto sia importante avere l'arma di prevenzione e quindi per ma infatti, a proposito delle esperienze secondo me, perché ho lavorato tempo fa, eravamo colleghe. Allora, eravamo colleghe, ma mi ricordo quando hanno cominciato a far vedere in TV le prime puntate di IAR e la vaccinazione antimorbillo con la titolosomia non era ancora obbligatoria. A un certo punto abbiamo visto presentarsi tantissime mamme richiedendo la vaccinazione MPR. E poi abbiamo saputo che nella puntata della sera precedente c'era un bambino che è arrivato al pronto soccorso in condizioni tragiche e il medico dell'ospedale ha fatto tutta una ramanzina alla mamma perché non ha vaccinato il bambino contro il morbillo. Infatti si prende i punti ECM guardando voi. Dottoressa Sticchi, ora i tempi si stanno raccorciando, quindi chiedo un pochino di... Prego, dottoressa. Grazie. Sticchi. Cosa resta ancora da dire? No, allora faccio io la domanda. Ok, perfetto. Se no affrontiamo ogni punto e poi... No, anche perché nella posizione che ha quella di più di... una prospettiva, diciamo, regionale, stavo pensando e ci si è sempre mossi sulle vaccinazioni, tranne con il Covid, che è stato il punto di svolta, mai con una forma obbligatoria per forza di cose, ma sulle altre erano delle occasioni di intervento, mai con una proattività dell'intervento. Oggi devo dire la verità, come proattivi siamo stati nelle vaccinazioni Covid, cioè abbiamo tempestato di messaggi, le mani dei ricordi, vieni qua sotto, di sopra, li abbiamo combinati tutti i colori, o sbaglio, tutte. E abbiamo utilizzato strumenti che non avevamo mai utilizzato prima, forse qualcuno che ha privacy si è dimenticato di sondare queste cose, però le abbiamo fatte veramente tutti. Cosa ci si porta dietro come in una prospettiva di allargamento della campagna di vaccinazione per il meningococco in questo caso, cosa ci si può portare dietro in termini di comunicazione, in termini di organizzazione, di logistica, di accessibilità? Molti hanno ricordato, anche in altre regioni, tanto per dire, hanno shiftato e ora ci si vaccina anche nei centri vaccinali prima, no? Ieri passeggiavo, ho visto il teatro della gioventù dove si offre prima, seconda e terza dose, ora il menù, molto probabilmente potrebbe essere, ecco, dal livello regionale, che prospettiva... Quindi introdurre la vaccinazione, anche la vaccinazione antimeningococcica come disponibilità all'interno di hub, dovrebbe, non so quanto, diciamo, l'impatto e la richiesta sia tale da parte, certo, di famiglie, quindi questo sicuramente deve essere preceduto da un intervento di sensibilizzazione che può essere sia quello di cui ha fatto riferimento, quindi si parla di sensibilizzazione inteso come intervento informativo, ma più in particolare di offerta formativa scolastica, che è stata menzionata prima e volevo precisare che è uno strumento che è già in essere da parecchio tempo nella nostra regione all'interno del piano prevenzione, che vede una intensa collaborazione con l'ufficio scolastico regionale e che quindi mette a disposizione
di ogni scuola alcuni pacchetti formativi che interessano ogni, diciamo, ogni aspetto della, della promozione della salute, quindi non solo la vaccinazione, ma anche questo non come intervento a spot destinato agli alunni o alle famiglie, ma proprio come una formazione dei docenti che hanno quindi il compito di trasferire, di reiterare il messaggio quotidianamente per creare generazioni future che sono maggiormente competenti, che quindi siano naturalmente orientate a fare diciamo, scelte consapevoli per il futuro. Quindi sono interventi che ovviamente non impattano sull'immediato. Sulla proattività della vaccinazione, sicuramente se parliamo di meningococco, al di là delle due fasce target che noi possiamo anche estendere, come abbiamo esteso con la delibera del gennaio 2020, è un punto che in questo senso, considerati target, o svolgono i pediatri o i medici di medicina generale, noi diciamo, o gli specialisti, perché è importante che giusto appunto lo specialista orienti correttamente o che vaccini direttamente all'interno dell'ospedale, oppure che orienti correttamente il paziente, perché a questo punto si tratta di un paziente, perché ha patologie sottostanti, orienti correttamente il paziente all'igiene pubblica o dal proprio medico vaccinatore. E sulla proattività è anche vero, ma qui a questo punto esula dalla vaccinazione antimeningococcica, come Regione Liguria noi abbiamo un ampio, diciamo, un ampio flusso di dati, quindi abbiamo una banca dati regionale assistito che consente di, diciamo, di risalire a tutti i cronici della nostra regione. Quindi uno degli strumenti su cui stiamo pensando, ma come è stato menzionato abbiamo limiti legati al rispetto dei dati sensibili, e questo quindi dobbiamo attendere il parere del DPO, era quello di mettere a disposizione di tutti i medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dell'elenco nominativo, quindi dei loro assistiti, che quindi sono già a loro carico, quindi su questo non dovrebbero esserci problemi di riservatezza, mettere a loro disposizione l'elenco di tutti i soggetti da loro assistiti che sono candidabili ad una vaccinazione piuttosto che un'altra, perché il PNPV ci dà ovviamente tutto un elenco dettagliato di patologie e condizioni sottostanti per cui la vaccinazione è fortemente raccomandata, e quindi questa potrebbe essere un'iniziativa che spero di portare a termine entro la prossima campagna antinfluenzale, e questo potrebbe essere una modalità per offrire proattivamente la vaccinazione. Quindi vi sta dicendo, voi l'anagrafe vaccinale è l'unica regionale? No, questo ecco, no. Ne abbiamo, questo è un tasto dolente cui faceva riferimento. Prima il dottor Conforti, se mi posso allacciare, quando si parla di rilevazione delle coperture, un punto sono le vaccinazioni antinfluenzali che purtroppo patiscono molto l'assenza di un'anagrafe unica vaccinale regionale, diverso il discorso delle vaccinazioni antimeningococciche che invece seguono un flusso ministeriale ad hoc e più puntuale, quindi su quelle sono precise, ecco, quel dato che viene riportato e che è pubblicato dal Ministero è un dato preciso. Noi non disponiamo di un'anagrafe unica vaccinale, abbiamo 5 anagrafe vaccinali locali, peraltro gestite anche da con software differenti, e quindi non possiamo a livello regionale avere un dato puntuale, interrogare puntualmente sull'avanzamento della campagna vaccinale. Vogliamo dotarci di questo strumento, e c'è una delibera regionale, sempre del 2020, perché il 2020 è stato, però purtroppo sono tutte delibere che sono cadute proprio in un momento strategico, che era giusto appunto l'inizio di 2020, che quindi ovviamente poi si è distratti per altra emergenza sanitaria. Mi dica? No, perché mi ricordavo, forse non so, l'ultima diapositiva aveva presentato il professor Orsina, dicendo se l'era fatta dare da un recente convegno, eccetera, sui sistemi di sorveglianza del sistema inglese in questo momento, eccetera. L'anagrafe vaccinale per certi versi dà il polso della situazione, no? Cioè, perché è un chiama e rispondi, io posso monitorare in tempo reale, come abbiamo monitorato tutti i Covid giorno dopo giorno, ogni target settimanali. Ecco, allora il giorno dopo giorno ti permette di agire non con iniziative drastiche, emergenziali, eccetera, ma giorno dopo giorno, se osservano i dati, giorno dopo giorno si fa una parte del lavoro e diventa più facile. E era per quello che le domandavo
sulla progressione dell'anagrafe? Noi siamo fortemente, diciamo, motivati, stiamo espressando enormemente, ovviamente è un problema di natura informatica, certo, e ovviamente anche di procedure di acquisizione di un software unico regionale che amministrativamente devono seguire delle procedure corrette, quindi di acquisizione. Quindi noi siamo direttamente interessati, particolarmente interessati ad avere uno strumento del genere. Allo stato attuale, quando è il momento di raccogliere annualmente o più volte l'anno le coperture vaccinali, dobbiamo rivolgerci alle ASL, quindi interrogare le loro 5 anagrafi sanitari locali. Che sempre, immagino, onestamente, sì, questo è lo stato dell'arte. Avete anche voi i problemi di poi metterli in sincronia, cioè collegarli con format uguali? Beh sì, l'intento è quello di avere un unico programma che sia uguale. No, no, ma ora dicevo, ora quando mi unite i 5, sì, dati, sì, avete problemi lì poi? No, perché poi vengono raccolti, quindi, con lo stesso formato, quindi sono già normalizzati fra di loro, quindi basta semplicemente metterli insieme, però è anche vero che, voglio dire, il polso della situazione è a livello locale. Quindi, non quindi se uno la volesse utilizzare, per esempio, dei reminder per la vaccinazione, no? Delle varie classi, eccetera. Questo ogni altro se dovrebbe fare per conto suo. Nel senso che loro sono in grado, certo, di monitorare in ogni momento qual è il loro grado di avanzamento di un'eventuale campagna vaccinale e quindi interventi locali. Poi è ovvio che vuoi con la Commissione Regionale Vaccini, vuoi che comunque con le 5 igiene pubbliche ci si interfaccia, si possono concordare strategie locali oppure condivise. Ecco, un'altra domanda, siccome il conforto, lo diceva prima, no? Lo ricordava lei ora, la possibilità per il pediatra, ma anche per il medico di medicina generale, perché anche lui nella fase adolescenziale, cioè nella fase dai 12, dai 14, 15 anni fino ai 20 può agire, avere accesso direttamente all'anagrafe e dire te sei vaccinato, te non sei vaccinato, sarebbe utile, no? Sì, ma siamo perfettamente favorevoli e d'accordo. A volte registriamo alcune resistenze invece da alcuni, diciamo, da alcuni professionisti, non solo pediatri, magari medici di medicina generale, per una, diciamo, semplicità e sorta di, non so, abitudine ad utilizzare i loro gestionali, quindi qualche complicazione sulla, diciamo, sull'interfaccia tra i loro gestionali clinici, gli applicativi che utilizzano normalmente rispetto ad anagrafe, quindi preferiscono ricorrere ad altre piattaforme, però, diciamo, regionali. Scusate, mi inserisco perché con Giorgio ci stiamo interessando sull'argomento. È molto, diciamo, un tema delle corde di medico di base che accetta o meno di istituire questo sistema. Sì, ora, sì, noi posso dire, Giorgio, è da anni che collaboriamo con i pediatri di libera scelta, direi dal 2004, o se non sbaglio, giù di lì. Ora, nell'ultima situazione che si è verificata, cioè proprio quella del Covid, c'è stato un momento in cui anagrafe vaccinale è diventata strumento per il Covid di tutti i professionisti che in qualche modo hanno vaccinato. Sì, questo, il Covid, ci questo ha facilitato molto. Il di questa situazione e nonché della relativa conoscenza che c'è stata e l'esperienza dei colleghi sul fronte anagrafe vaccinale per dire sì, questo è il momento che almeno il gruppo, che tra l'altro è un gruppo sostanzioso di pediatri che collabora con noi, abbia la possibilità di accedere ai dati di anagrafe vaccinale. E questa cosa l'abbiamo fatta anche rispetto, diciamo, della privacy, dando anche una serie di deleghe e conferendo ai colleghi questa possibilità, che è utilissima perché nel momento in cui loro vaccinano, nel loro rapporto, diciamo, privato con il paziente, hanno davanti la situazione reale dell'assistito, perché l'anagrafe vaccinale è lo specchio della situazione del singolo assistito. E tra l'altro, con questo accesso, diciamo, diretto, che secondo me va caldeggiato su tutti i fronti, anche quello dei medici di medicina generale, però dipende molto anche dalla loro buona volontà di accettare, certo, questo sistema. Andrebbe caldeggiato perché evitiamo anche errori.
perché non dobbiamo mai dimenticare, anche nel momento in cui vacciniamo, che bisogna stare nei binari e nelle corde di quello che è il rischio clinico. Dobbiamo vaccinare, sì, in maniera estensiva, magari anche con delle giornate vaccinali, però dobbiamo vaccinare in sicurezza. Devono essere formate le persone che vaccinano, devono essere esperte dei sistemi che utilizzano e devono imparare, o comunque diciamo, essere coinvolti anche per quanto riguarda poi la gestione di questi dati. Poi il dato finale è il prodotto di copertura vaccinale, che è il mandato della nostra attività di medicina. Per esperienza posso dire che è vero, tutte le cose che dice la collega sono vere, però quando poi io vengo dalla Toscana, no? Dove i medici in medicina generale e i pediatri vaccinano tutti, ma tutti. La campagna vaccinale Covid si è portata avanti solo con la medicina generale per gli over 80 e solo con, quasi solo, unicamente con i pediatri, eccetera. Devo dire che alla fine dei conti lavorarci, formare, fargli utilizzare lo stesso software che noi abbiamo dell'anagrafe vaccinale, eccetera, alla fine dei conti rende, perché quando di fronte a una popolazione molto ampia, come le corti di cui che avete voi di vaccinandi, eccetera, sono così numerosi, il tanti a tanti funziona molto meglio che pochi centri, pochi uffici rispetto alla popolazione, non c'è un breve dubbio, a patto che questo investimento venga fatto, perché deve essere tutto in sicurezza. Siamo vicini alla fine, anzi siamo alla fine, solo due minuti. Volevo chiedere una cosa, se doveste dire quello che è più stringente tra oggi e domani per riuscire a recuperare qualche, voi siete messi bene, tutto sommato l'abbiamo visto, eccetera, certo, rispetto a quello, lo standard che del 95%. Sì, siamo lontani. Un pochino, siamo lontani, siamo sub-ottimali. Sì. Allora, come si fa a ottimizzare? Cioè, se vi dovessi chiedere a ognuno di voi, lascio le ultime due ai due colleghi, la professoressa Panotto e il professor Orsi, un qualche cosa che potrebbe cambiare in modo significativo dall'oggi a domani nelle vostre realtà operative per aumentare, che poi è, come avete detto tutti quanti, l'unica cosa che conta, si lavora, però quello è l'indicatore che ci dice se ci siamo o non ci siamo. Inizio proprio a lei, che è l'ultima dottoressa. Sì, sono concentrata su di loro. Quello è proprio qualche cosa che meriterebbe la pena di affrontare subito per migliorare. Affrontare subito il discorso che era stato affrontato e su cui volevo dare anticipazioni per quel che riguarda l'implementazione dell'offerta, che ha visto degli ostacoli sia legati al Covid sia al discorso delle risorse. Volevo precisare che c'è un problema di risorse legato al costo stesso di implementazione della vaccinazione, perché introdurre la vaccinazione in una nuova età vuol dire una corte completa, certo, per l'intera Liguria, almeno 10.000 dosi, ma soprattutto quello delle risorse umane, per cui ai tempi si era anche quantificato un vero e proprio fabbisogno di implementazione di risorse umane. Poi ovviamente è intervenuta l'emergenza sanitaria legata al Covid, per cui un po' di risorse umane sono state implementate ma assorbite completamente l'emergenza. Di fatto, dopo due anni di Covid, ci ritroviamo che siamo meno di prima sostanzialmente. E non vi è solo una questione di possibilità di acquisire risorse umane in termini economici, è proprio che in questo momento non vi è materia prima, quindi anche bandendo eventuali concorsi, questi vanno deserti. Quindi è vero che avremo bisogno di soldi che effettivamente sono stati stanziati all'epoca nel 2019, i famosi 3,5 milioni per l'implementazione della vaccinazione antimicrobica, potrebbero essere utilizzabili, ma ovviamente ne abbiamo per acquistare il vaccino, però poi non abbiamo abbastanza forze per somministrarlo. Grazie. Allora, questa è una possibile, il problema è quindi delle risorse sia professionali che
Riprendiamo da Conforti il flash, la sua proposta per... E scommetto che immaginano tutti, l'ho già detto. Fare chiedere ai genitori, voi volete fare la vaccinazione? Provocatorio, ma è importante perché poi... Sono felici quando gli fanno la vaccinazione. Allora, invece, frumento? Penso anch'io che sia al di là delle risorse umane su cui quotidianamente purtroppo dobbiamo fare i conti, perché come diceva appunto la professoressa Schicchi, siamo meno adesso di prima, l'adesione consapevole veramente dobbiamo essere il motore dell'adesione consapevole da parte delle famiglie, cioè la famiglia deve essere consapevole dell'atto importante che fa portando il proprio figlio, il proprio ragazzo all'ambulatorio vaccinale, sia esso all'interno del trustee, del pediatro, del medico di famiglia, sia all'interno degli ambulatori di salute pubblica. Quindi aumentare l'importanza della vaccinazione, no? Sì. Della vaccinazione, di fare la vaccinazione. Questo mi sembra più capito. Bene, e Opisso? Io sul fronte, diciamo, del miglioramento e dell'incremento delle coperture, che ripeto è il nostro mandato, anche se potrebbe essere difficilmente applicabile, ma perlomeno per le coorti previste dal piano, parlo degli adolescenti e del secondo anno di vita, ho trovato molto utile, ed è una cosa che abbiamo applicato negli ultimi anni, attraverso l'estrazione da anagrafe vaccinale di quelli che sono inadempienti per la coorte target, diciamo, del momento, fare un lavoro dall'interno di recupero, di recupero del cosiddetto recall, che non è tanto la lettera mandata una volta, ti dici, ti ho chiamato, non sei venuto, ti richiamo, ti do queste possibilità, ma ho trovato utili due cose: la chiamata telefonica proprio, ahimè, un contatto, un consorzio in qualche modo, se invece lo facciamo con un recall classico, sono due le possibilità: o la chiamata telefonica, che quella ha molto successo, ci deve essere una persona che ha un minimo ovviamente di conoscenza dell'argomento di cui stiamo parlando, con offerta di una disponibilità di accesso programmato. E la stessa cosa, più semplicemente, perché è una lettera da spedire, inviare una lettera dando già l'appuntamento dedicato. Grazie. Sono questi due fondi. E chiudiamo invece con, avete ascoltato tutte dalla linea operativa le tante problematiche, professor Orsi e poi il professor Sapano. La MES raccomanda appunto fare campagne di recall, quindi assolutamente la proposta di Anna è quella in realtà centrale, nel senso, se nell'immediato voglio fare qualcosa, nell'immediato devo pescare quelli che non ho trovato finora. L'altro aspetto, secondo me, da portare dietro dalla pandemia è che necessarie risorse, ma soprattutto avvicinare la vaccinazione alla gente, quindi rendere la facility più comoda possibile da raggiungere. I grandi hub in questo senso vanno in quella direzione. Se io so che ho un grande parcheggio, entro e ho 70 box di vaccinazione, ci vado. Per tutte le vaccinazioni. Se devo raggiungere l'ufficio che si trova nella via dove ho parcheggio, nell'orario specifico, è più difficile. Grazie. Professoressa? Sono d'accordo con il pensiero di tutti i colleghi qua presenti, quindi ovviamente la cosa più importante è cercare di recuperare chi non è stato vaccinato con le varie strategie che sono state indicate. Quindi, e anche gli interventi della scuola che ha ricordato anche la dottoressa Sticchi, quindi servono, perché tramite la scuola si può sensibilizzare e cercare di recuperare anche i soggetti che non sono stati vaccinati. Poi mi sembrava di capire che il problema principale delle coperture è sull'adolescente, è più bassa la copertura sull'adolescente rispetto al secondo anno di vita. E una cosa che io ho notato nelle mie attività di ricerca, che deve passare il messaggio che i vaccini che noi abbiamo a disposizione per meningococco sono diversi, perché
alcune famiglie a me hanno comunicato, ma io non ho fatto questa vaccinazione perché mio figlio il meningococco l'ha già fatto, però aveva fatto il C, e però pensava che il C servisse per tutto, non sì, è quello il messaggio. Sì, no, quindi meningococco, bisogna fargli capire che esistono diversi tipi di meningococco, i vaccini sono diversi, quindi se hai fatto il meningococco C è necessario poi rifare la dose nell'adolescenza con il tetravalente che ti offre una protezione più ampia, e il B è un'ulteriore opportunità, quindi che non sono uguali, invece è quello il messaggio a volte, che loro con il vaccino meningococco pensano di averlo fatto, e poi fare capire che comunque questa è una vaccinazione dove la protezione non dura per tutta la vita. E quindi se tu hai già fatto la vaccinazione al 13° mese, nell'adolescente la devi fare, perché nell'adolescente tu non hai più la protezione che avevi prima, perché decade. Ma però questo è un messaggio che ovvio si può fare solo se si sensibilizza, e qui il supporto dei pediatri e dei medici mi piacerebbe è portato anche nel messaggio che deve passare, qualsiasi accesso per poter richiamare e cercare di sensibilizzare. Grazie. Allora, sono le 13:15. Chiudo semplicemente ringraziandovi tutti quanti, è stata una bellissima riunione. Devo fare i complimenti per me personalmente, per anche la sintonia con cui tutti gli interventi hanno fatto capire, diciamo, di Fontana Regione che ci pensa su queste cose, e soprattutto devo dire che ha colto anche aspetti che spesso in altre occasioni sono emersi meno, quello soprattutto legato anche alla comunicazione, a tutti gli strumenti, ai recall, ai reminder, alle possibilità di recupero, all'attenzione anche a fasce, quelle dei pazienti più critici e così via. E anche si sta interrogando su quelle che sono delle ipotesi di potenziamento delle attività di vaccinali, mi riferisco in modo particolare anche alle esperienze che già ci sono, ma che coinvolgono più da vicino la pediatria. E anche consapevole, perché mi è parso di capire che la commissione vaccini che avete qui è molto attiva e che ha già presentato in regione delle proposte chiare che raccolgono tutto quanto, sia sull'utilizzo del tetravalente in prima battuta al 13° mese, sia anche alla possibile espansione di nuove corti, anche se nella difficoltà poi di gestirle sia come centri di erogazione sia come risorse anche professionali. Però ecco, c'è una chiarezza di quelle che sono le previsioni. Poi ci sarebbe da discutere su qualche cosa che forse sia Orsi sia il Astaldi avevano sottolineato, cioè nel recupero di efficienza, nel tirare fuori una maggiore efficienza dalla nuova organizzazione del territorio, cambia qualcosa nel modo di lavorare, oppure possiamo immaginare queste case di comunità che sembrerebbero dimensionate, uno a 50.000, uno le hub, le spoke un pochino diversamente, eccetera, con la medicina generale e la pediatria di famiglia, e si propongono come anche spoke ambulatoriali di questo sistema, eccetera. Cambiano qualcosa nell'accesso, nella prossimità, a patto che ci siano tutti gli aspetti che sottolineava prima la collega della formazione, eccetera, però anche nelle case comunità possono diventare anche centri vaccinali a tutti gli effetti, perché noi i nostri calendari vaccinali iniziano a essere piuttosto pregni di, no, tra richiami, cose, eccetera, e abbiamo scoperto che la concentrazione, quando si deve affrontare tanti volumi, ma l'abbiamo pensato per il Covid. Non abbiamo mai pensato prima del Covid
per quella vaccinazione, per quell'altra vaccinazione, per quell'altra vaccinazione ancora. Ecco, avere anche, questo io qui nella realtà di quello che succede anche da altre parti, no? Cioè il centro vaccinale non per il meningococco, non per l'esavalente, non per il Covid, ma il centro vaccinale, un centro che è quale posto migliore se non viene fatto con i picchi eccetera, ma continuamente giorno per giorno devi vedere, fortunatamente non ci dovrebbero essere più emergenze, dentro posti dove circolano tanti professionisti, c'è cioè interazione, può avere formazione, ricerca e anche tutti gli aspetti che sembrano burocratici, ma anche quelli della registrazione, del mantenimento delle anagrafe vaccinali e così via, e poi sono un ritorno ad analizzare lì per lì insieme per capire quale azione migliore. Quindi io vi ringrazio davvero, ringrazio tutti quanti, ringrazio i colleghi e le persone che ci hanno seguito fino a ora, grazie e buon lavoro allora a tutta la regione Liguria, grazie a tutti, arrivederci.